Non c'è scritto il numero. Buongiorno vicepresidente. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno. Non c'è un numero, non so come mai. Sono sfigato, sei capace. Volevo chiedere a Orietta, pensi che Pier Zappelli si collegherà da casa tra qualche minuto? Sì, sì, sì. Perfetto. Sì. Sì. Abbiamo avuto una riunione da coronavirus nel nostro paese. Dopo la campana, arrivo, eccomi. Dopo la campana è il presidente che deve aprire i lavori, no? E aprendoli, primo ringrazio perché vi ho guardati, ho guardato scorrere, ringrazio veramente tantissimo tutti i presenti. Ci sono anche, ho visto, studenti, quindi siamo molto grati a tutti voi. I primi saluti alle autorità. Ora, il primo da ringraziare, ma aspettiamo che si colleghi, lo risaluteremo dopo, Pier Zappelli, nostro presidente Panatron International. È presente Orietta Maggi, che invece è il vicepresidente del Panatron International, e Giacomo Santini, past president. Poi abbiamo il nostro giovane panatleta Marco Riva, neopresidente CONI Lombardia. Il consigliere internazionale Eugenio Guglielmini, Giorgio Costa, ti saluto, presidente del nostro presidente di Stretto Italia, e la vicepresidente di Stretto Italia Adriana Balsarini. Il nostro governatore di area, cioè dell'area 2, Attilio Belloli, sempre con noi, e l'amico Francesco Schiviro, governatore dell'area 11, in collegamento da Napoli. L'assessore allo sport del comune di Pavia, che anche lui è sempre, partecipa sempre ai nostri eventi, e lo ringraziamo, Piero Trivi, così come ringraziamo gli universitari, ho visto Stefano Ramatta, presidente del CUS, penso anche, non ho ancora visto, Cristina Montomoli, presidente del corso di laurea in scienze motorie, Enzo Zanellini, presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, Michele Priolo, che è responsabile della comunicazione dell'area 04 della Liguria e past president di Chiavari, e Massimo Rosa, che è il direttore della comunicazione del Distretto Italia. Mi hanno anche piacevolmente, informata che sono presenti anche l'assessore e vice sindaco di Voghera, Simona Virgilio, e Silvia Armandola, scusatemi, direttrice della Fondazione Adolescere di Voghera. Un benvenuto anche a voi, che siete vicinissime alla sede distaccata di Scienze Motorie, appunto, di Voghera. Brevemente, iniziamo a dire perché molestie e abusi nello sport, perché delle problematiche che sono nascoste dietro alle medaglie e agli applausi si parla troppo a poco, ma a nostro avviso, e non solo a nostro avviso, come ho visto anche in giro per l'Italia, no? È necessario che ciò sia fatto, quindi è necessario aprire un dibattito che anche altri hanno iniziato ad aprire e restituire allo sport la sua dimensione migliore, per evitare che gli scandali che ogni tanto accadano ci vedano stupiti, no? Oppure ci vedano non così attenti. Quello dell'abuso degli atleti o delle atlete è un tema delicatissimo e lo sappiamo. Crea imbarazzo, ma se noi ignoriamo tutti i fenomeni che creano imbarazzo, rischiamo di finire tacitamente complici in gravissimi episodi di questo genere, gravi o meno gravi. A partire anche dall'epidemiologia del fenomeno, cioè per il momento non siamo in grado, non abbiamo studi che mettano in evidenza effettivamente la quantificazione del fenomeno, no, dal punto di vista scientifico. Sappiamo essere drammaticamente diffuso. Nel nostro dibattito oggi verrà discusso di come questo problema non possa essere ignorato,
quindi in senso preventivo e di intervento precoce. Quindi, così rapidamente inquadrato il nostro incontro di oggi, io passerei la parola al presidente Zappelli, se è entrato, con noi, per un saluto. Francesca mi dice di sì, e quindi, e in seguito la parola passerà al nostro moderatore Gian Andrea Nicolai, che presenterà i relatori e appunto modererà la nostra, il nostro convegno. Allora, se posso... Sì. Eccoti, ecco, benvenuto. Sì, sì. Benvenuto. No, io mi vedevo già e tu dicevi che non c'ero, però non sapevo come attivare. Va bene, allora, buongiorno non a tutti. Cara Presidente, cari amici tutti, vedo che ci sono numerosi, è proprio un successo questo convegno, perché è veramente un tema di attualità, come l'hai detto, cara Presidente, un tema di attualità che non si limita ai club, però vi posso dire che proprio ora il Consiglio d'Europa si sta preparando un dibattito su tutto il problema, in particolare sul problema di questi allenatori che fanno delle cose non gradite, direi, sul, come l'ha scritto nella sua tesi Francesca Petti, che ho letto l'abstract che ha fatto con molto interesse. E questi allenatori che ora si parla in questo dell'Italia, però io vi posso dire che anche questi allenatori che vivono, per esempio, non so, in Francia, Svizzera o Germania, e che sono condannati, però che cambiano paese e prendono un abito nuovo e nessuno lo sa. E quindi il problema è come seguire questa gente che cambia paese, cambia regione, insomma, che come fare perché il nuovo la federazione o club che lo impiega sappia che lui è stato condannato, e infatti una persona da non utilizzare. E questo è un problema che affronta adesso il Consiglio d'Europa. Proprio siamo in piena di un tema di attualità intensa, direi. E quindi grazie mille per l'invito, e vedo che c'è tanta gente interessata. Una prova che se questo proprio avete scelto, fatto una bella scelta. Purtroppo dovevo essere presente, ma come lo sapete che adesso i svizzeri non sono graditi in Italia, o almeno si devono fare una quarantina di 5 giorni, quindi non potevo scendere. Grazie Presidente, ascolto con piacere tutto quel che sarà detto. Grazie. Posso aggiungere solo una parola, perché non ho dimenticato ovviamente, ma noi dobbiamo dire grazie, lo sappiamo tutti, ad Angelo Porcaro e alla Commissione Cultura, nonché grazie in realtà a tutti i nostri soci del Panatron che sono attivissimi, collaboranti e presenti. Perfetto. Grazie a te. Grazie alla Presidente Marisa. Allora prendo la parola, mi associo al saluto e al ringraziamento al nostro Presidente Pier Zappelli. In particolare volevo condividere con il nostro Presidente Zappelli un ricordo di un grandissimo sportivo, un grandissimo spadista, mi riferisco al suo papà Oswald, che è stato grande amico ma grande avversario degli italiani, perché più volte ha castigato i grandi spadisti della scuola milanese e anche pavese di Scherma. Ricordo la partecipazione di Oswald Zappelli alle Olimpiadi di Londra del 48 e del 52, ottenne ben 3 medaglie olimpiche, l'argento a Londra e 2 medaglie di bronzo individuali a squadre nella spada ad Helsinki. La spada è l'arma più competitiva, dove ci sono più concorrenti. Oswald Zappelli partì a Londra come fosse una wild card, partì tra quelli che hanno dovuto fare tutti i turni di qualificazione. Arrivò in finale e si mise in mezzo fra al solito 2 italiani. Un Lomellino, di Robbio Lomellina, vinse la medaglia d'oro a sorpresa a Londra, Luigi Cantoni, che si allenava da Robbio, andava ovviamente a Vercelli, più vicina che non Pavia, e in un barrage
caso, in un spareggio così molto imprevisto, il grande Edo Margiarotti non portò a casa da queste Olimpiadi una medaglia d'oro, perché perse 3-0 contro questo piccolo outsider, ma grande, grande talento della spada, Oswald Zappelli. Quindi un abbraccio da tutto il mondo della scherma a Pier Zappelli, ovviamente degno figlio di tanto sportivo. Fatto questo piccolo ricordo personale della mia disciplina sportiva, voglio ricordarvi un po' il percorso che abbiamo e alcune regole, alcune opportunità che abbiamo. La prima opportunità è la chat room. La chat room non ha censura. Siete live, potete scrivere i saluti, le critiche, sono benvenute ovviamente le critiche, ma soprattutto ci aspettiamo su questa chat le vostre riflessioni, le vostre domande ai nostri ospiti. Quindi la chat è attiva, viene registrata, la salveremo, daremo risposta a tutti e a tutte, alcuni potranno trovare la loro risposta dai relatori se il tempo ce lo consentirà, altrimenti le domande non andranno perse, abbiamo le vostre mail, vi risponderemo, raccoglieremo comunque tutta questa ampia casistica e le considerazioni che farete su questo convegno, molestie e abusi nello sport. La seconda comunicazione riguarda un'altra bella opportunità, sul canale YouTube Panathon Club di Pavia vi sarà fra un paio di giorni la versione integrale di questo convegno con i sottotitoli in inglese, in maniera tale che tutti i panatleti in tutto il mondo potranno condividere questa esperienza, trarre spunto, trovare delle domande. Quindi YouTube tra un paio di giorni sul canale Panathon Club di Pavia ci sarà questo convegno con i sottotitoli in inglese. Per quello che riguarda il programma di questo pomeriggio, ci saranno subito le quattro relazioni e vi presenterò di seguito i relatori. A seguire, anche come comunicazione di servizio agli ospiti che ha già salutato la nostra presidente Marisa Arpesella, a seguire ci saranno sei interventi programmati, li annuncio così, diciamo che si preparano, sono Michele Priolo, Marco Riva, Attilio Belloli, Pietro Trivi e Lucio Aricò. Questi sono gli interventi programmati e Giorgio Costa, scusate, anche Giorgio Costa è subito dopo. Vabbè, l'ordine Giorgio Costa precederà un pochino gli altri. Appena saranno terminati queste le relazioni e gli interventi programmati, cercheremo di dare risposta sia alle domande che i nostri interventi programmati potranno aver suscitato, come alle vostre domande, vi dicevo, e il contenitore giusto è la chat. Non apriremo i microfoni, l'abbiamo fatto prima per scambiarci i saluti e gli auguri, funziona la chat. Allora, del convegno vi ha già detto Marisa Arpesella, io voglio solo appunto anch'io associarmi al ringraziamento allo staff che c'è dietro, a Francesca Postiglione, a Dario Del Vecchio, che sono la regia segreta di questa cosa e sono poi tutti i membri della Commissione Cultura. Arriviamo agli interventi perché il pomeriggio è denso. Il primo intervento è della dottoressa Francesca Betti. Il titolo della relazione credo che sia quella della sua tesi, gli abusi sessuali nello sport. Francesca Betti si è laureata brillantemente, ovviamente, in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova. Ha presentato una tesi importante, non solo importante perché è fatta di 250 pagine, ma per il serio lavoro di ricerca che ha fatto, cercando tutte le maggiori decisioni giurisprudenziali, circa 150, sia dal punto del fronte penale come dal fronte sportivo. Siamo pronti per la prima relazione, quindi la parola alla dottoressa Francesca Betti. Il tema è il titolo di abusi sessuali nello sport. Buongiorno a tutti, mi sentite? Spero di sì. Ok.
Allora, innanzitutto ringrazio il Panathlon Club di Pavia, e in particolare il Presidente della Commissione Cultura, il Dottor Angelo Porcaro, e il Dottor Giacomo Saglio per aver organizzato, per avermi resa partecipe a questo convegno, che appunto tratta questo tema assolutamente delicato, complesso e purtroppo sottovalutato, che è quello degli abusi sessuali nello sport. Io appunto farò una breve relazione introduttiva e mi soffermerò in particolare su quelli che sono i fattori di rischio, le tipologie degli abusi e molto brevemente le azioni di contrasto al fenomeno. Dunque, innanzitutto con l'espressione abusi sessuali ci si riferisce, almeno in questo contesto mi riferisco a diverse tipologie di condotte, le cui manifestazioni possono spaziare dai più sottili atteggiamenti, espressioni inappropriate, alle più invasive invece forme di contatto fisico, quelle penalmente sanzionate. È emerso dalla mia ricerca, dalla mia tesi, che il contesto sportivo si presenta ad elevatissimo rischio quanto al verificarsi di episodi di abuso sessuale. E questo appunto contrariamente a quanto magari intuitivamente si potrebbe ritenere. Ora, i fattori di rischio sono legati proprio ad alcune dinamiche peculiari dell'attività sportiva che costituiscono diciamo il terreno fertile per tutta una serie di atteggiamenti inappropriati che poi molto facilmente vanno a sfociare in vere e proprie condotte abusive. In primis, fra i fattori di rischio viene sicuramente in rilievo quella particolare tra gli allenatori e gli atleti e anche i genitori che raramente mettono in discussione l'autorità degli allenatori. E diciamo che il forte squilibrio di potere fra queste due figure è connotato da alcune peculiarità rispetto a quello che invece si instaura magari con altre figure carismatiche come possono essere i docenti, i datori di lavoro, a causa proprio per esempio della naturalezza dei contatti fisici nel mondo dello sport, dello spirito di emulazione che viene poi suscitato anche attraverso l'insegnamento speculare delle tecniche sportive, della capacità che ha l'allenatore di determinare il presente degli atleti, di porsi come amico, come guida e quindi di influire pesantemente sulla sua personalità. Poi, altri fattori sicuramente sono quello della promiscuità, diciamo in ambienti ristretti come palestre, spogliatoi, sale peso, tutti i luoghi in cui i contatti fisici sono la normalità, quindi passano naturalmente inosservati, cosa che non avviene in altri contesti, in cui la barriera del contatto fisico deve essere rotta dall'abusatore. Nello sport generalmente quella barriera è già rotta nel momento in cui si entra nell'ambiente. E inoltre, spesso in molte situazioni, pensiamo alle trasferte, ma non solo, i minori risultano interamente affidati agli adulti di riferimento, a volte anche solo per accompagnare l'atleta sino in palestra. Inoltre, i confini proprio interrelazionali, appunto perché gli allenatori si pongono come amici, sono assolutamente poco chiari, non ci sono regole precise su appunto come ci si debba comportare, si parla poco dell'argomento e questo in particolare in relazione per esempio anche ai contatti telefonici o anche alle comunicazioni attraverso le applicazioni di messaggistica, i social media, che diciamo sono rilevanti perché costituiscono proprio una tecnica di seduzione ricorrente. Ecco, voglio soffermarmi solo un momento su questo fenomeno che è quello della seduzione a mezzo social media, perché è ovviamente riguarda generalmente adolescenti, non bambini, come vittime di abuso, ed è un fenomeno particolarmente insidioso per diverse ragioni. Innanzitutto, perché è in grado di assumere caratteri di liceità sino a quando praticamente non raggiunge il suo scopo preordinato e quindi è molto difficile da intercettare, facile da sottovalutare, le comunicazioni possono sembrare comunicazioni amichevoli. È uno strumento molto efficace da parte dell'abusatore per conseguire la fiducia delle vittime, per farlo ovviamente al riparo da occhi indiscreti, coltivando proprio un rapporto informale, ecco, diciamo, con l'atleta, un rapporto di amicizia, e che tra l'altro impedisce all'atleta di percepire la differenza di età e di ruolo, che già tra l'altro è particolarmente bassa anche in palestra, non è come quella che si ha nelle scuole. Infatti è proprio un aspetto caratterizzante il clima amichevole e familiare dello sport, che da un lato sicuramente è positivo, dall'altro però
rischia di aggiungersi insieme a tanti altri fattori di rischio a appunto favorire l'abuso. Un altro profilo particolare poi di questa seduzione a mezzo social media è che questa agevola in realtà lo stesso abusatore nel superamento di quelle inibizioni interne che gli impediscono di porre in essere l'abuso. Per cui c'è una sorta di evoluzione relazionale per cui la dinamica inizia magari in maniera amichevole e poi sfocia verso comportamenti abusivi. Perché infatti queste sono tutte dinamiche molto particolari, non è che stiamo solo parlando di mostri, abusatori mostri, stiamo parlando di persone. E, per esempio è rimasta, voglio citare questa frase di John Leonard, che era il direttore esecutivo dell'ASCA, l'American Swimming Coaches Association, che è stata una delle prime associazioni ad vietare le relazioni sessuali tra allenatori e atleti, e che disse proprio: qualsiasi istruttore che ha allenato per 10 anni e dice di non essersi mai innamorato di un atleta o viceversa sta mentendo, perché proprio la dinamica allenatore-atleta porta a sviluppare forti sentimenti, soprattutto poi quando si ha a che fare con adolescenti. E quindi questo, questo piccolo inciso sulla seduzione a mezzo social media. Ora, tornando ai fattori di rischio, sicuramente poi è tipica del mondo dello sport una peculiare tolleranza di comportamenti discriminatori, violenti, sessualmente inappropriati, che spesso vengono considerati una componente ineluttabile del mondo sportivo. Quindi sono facilmente accettati dagli atleti e comportano poi una maggiore difficoltà proprio nel riconoscere gli abusi sessuali in quanto tali, sia da parte dei bambini, sia da parte degli adolescenti. Che diciamo adolescenti che trovandosi in una fase di sviluppo emotivo sessuale potrebbero anche essere indotti a ritenere, diciamo, di intrattenere una relazione sentimentale con l'adulto. E infatti questo è un punto che mi preme sottolineare: gli abusi sessuali infantili in genere, ma nello sport in particolare, non sono degli stupri, sono seduzioni. Sono seduzioni che creano legami molto forti, che rendono la vittima dipendente. E infatti quella minoranza di atleti che poi rivela gli abusi subiti lo fa ad anni di distanza e in un momento in cui è meno focalizzata sull'attività agonistica, quindi proprio a seguito di una presa di coscienza posteriore dell'accaduto. A complicare poi il quadro emergono ovviamente atteggiamenti che vanno dalla, diciamo, dalla minimizzazione ad un sostanziale negazionismo. Viene sicuramente in rilievo il fenomeno del silenzio nel duplice aspetto, da un lato dell'omertà delle organizzazioni, finalizzata ovviamente a tutelare la propria immagine, ad evitare scandali, e dall'altro quello proprio della rinuncia delle vittime alla denuncia, che è un comportamento tipico di chi subisce questo genere di abuso, e per varie ragioni, per paura di ritorsioni, di non essere credute o anche solo da quel contesto sportivo che fornisce loro una socialità in cui si sentono fortemente identificate, e questo specialmente in contesti locali di modeste dimensioni, ma anche comunque ad alti livelli qualora non si percepisca l'esistenza Sono io che non sento, o forse è un problema di tutti, purtroppo c'è un blackout con le linee verso Genova, quindi si è interrotta temporaneamente la prima relazione delle quattro di questo nostro convegno Moleste e abusi nello sport, convegno del Panathlon Club di Pavia, alla presenza del presidente del nostro Panathlon International, Pier Zappelli. Vediamo se la connessione si riprende, se no interrompiamo qua un momentino e passiamo alla seconda relazione. Peccato così, bisogna un po' gestire anche queste piccole emergenze. La seconda relatrice è qui collegata da Pavia, dove abbiamo la fibra ottica, e speriamo che con la linea sia migliore. Allora darei la parola alla dottoressa Silvia Bergonzoli, che ci parlerà il titolo della sua relazione è Partiamo dai bambini, ascoltare, comprendere,
dare valore per prevenire. Due brevi parole di presentazione dell'amica Silvia Bergonzoli, che è medico, neurologo, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta. Due cose vorrei dire collegata all'intervento di Silvia Bergonzoli e alla sua attività. Parlare di Rosa Camuna. La Rosa Camuna è un prestigioso premio che da 25 anni la Regione Lombardia mette in a disposizione, dona questo riconoscimento alle donne e agli uomini, prevalentemente alle donne, che si sono distinte nell'ambito della professionalità. E Rosa Camuna con Pavia e con il Panatron, con l'Area 2 Lombardia, ha un particolare legame e siamo tra coloro appunto che col mondo sportivo vogliono dirla loro. Vedo però che adesso si è ricollegata la nostra Francesca Betti. Dico solo un'ultima cosa sì, dall'autoressa Silvia Bergonzoli, che parlerà dopo, è l'autrice, insieme a Marco Giusfredi, che ha curato dei disegni molto accattivanti, di un grazioso, piccolo ma efficace libro per i bambini nel tempo del coronavirus. L'editore è Universe di Pavia. Questo libretto con i testi preziosi e molto efficaci di Silvia Bergonzoli si chiama Virus e altri guai, e appunto racconta con gli occhi dei bambini e con le parole dei grandi, adattate al mondo dei bambini, questa pandemia. È stato scritto durante il primo lockdown ed è stato molto diffuso adesso in questa seconda fase. Quindi allora, ho già fatto la rappresentazione, vediamo se la dottoressa Francesca Betti può ricollegarsi. Ci senti, dottoressa Betti? No, non abbiamo fortuna. Allora, sì, ci senti adesso? Ecco la dottoressa Betti, riesce a provare l'audio? Va bene. Nel frattempo io ho raccontato, fatto la presentazione della seconda relatrice, riprendi dal punto in cui ti sei interrotta, se riesci a ricordare. Vuoi provare a togliere l'audio? Scusami, io adesso non vedo bene, spero che voi... No, ok, ora dovrebbe funzionare. Scusate, mi dispiace moltissimo, è saltata la connessione. Spero che adesso... La voce è piuttosto metallica. La voce è piuttosto metallica e vibrata. Come si dice in questi casi, un accorgimento potrebbe essere togliere il tuo video. Non lo so, in maniera tale... Prova a togliere il video, disattivare il video, così mi sentite meglio? Un pochino meglio, sì. Allora proviamo in questo modo e fermatemi se non sentite. Ora, non so dove mi sono interrotta, stavo già parlando del fenomeno del silenzio per voi? No, non ancora. Ok, allora stavo parlando del fatto probabilmente che gli abusi sessuali nello sport sono delle seduzioni e non degli stupri. Hai parlato dei mezzi, appunto delle nuove tecnologie, come sono, va bene? Ah, ok, va bene. Allora, se stavo parlando delle nuove tecnologie, ok. Allora, diciamo che poi sono andata avanti nel parlare di quelli che sono i principali fattori di rischio. E ho fatto quel breve inciso sulla questione della seduzione a mezzo social media. Ora, riprendendo le fila del discorso, ho detto che appunto nello sport si evidenzia una peculiare tolleranza di comportamenti discriminatori, violenti, sessualmente inappropriati, che vengono spesso considerati come una componente ineluttabile proprio del mondo sportivo e pertanto sono accettati dagli atleti, quasi un po' come se si ritenesse di far parte di un mondo a sé dove tutto è permesso. E ne consegue ovviamente una maggiore difficoltà proprio nel riconoscere gli abusi sessuali in quanto tali, sia da parte dei bambini che da parte degli adolescenti che trovandosi in una fase di sviluppo emotivo sessuale potrebbero essere indotti, diciamo, a ritenere di intrattenere una relazione sentimentale con l'adulto. Infatti, dicevo, gli abusi sessuali infantili in genere, nello sport in particolare, non sono degli stupri, ma sono delle seduzioni. Questo è un punto importante. Sono seduzioni che creano legami molto forti e rendono la vittima dipendente.
E non a caso quella minoranza di atleti che rivela gli abusi subiti lo fa ad anni di distanza e lo fa in un momento in cui è meno focalizzata sull'attività agonistica, a seguito proprio di una presa di coscienza a posteriori dell'accaduto. Ora, a complicare poi il quadro emerge sicuramente una serie di atteggiamenti che vanno dalla minimizzazione a un sostanziale negazionismo. E in primis viene sicuramente in rilievo il fenomeno del silenzio nel duplice aspetto. Da un lato quello dell'omertà delle organizzazioni, finalizzata ovviamente alla tutela della propria immagine, ad evitare scandali, e dall'altro quello della rinuncia delle vittime alla denuncia, per diverse ragioni, per paura di ritorsioni, di non essere credute o anche solo proprio dell'emarginazione da quel contesto sportivo che fornisce loro una socialità nella quale si sentono fortemente identificate, e specialmente in contesti locali di modeste dimensioni, ma sicuramente anche ad alti livelli se non si percepisce l'esistenza di valide alternative. E per fare un esempio basta ricordare il caso del dottor Larry Nassar, che era l'ex medico della nazionale statunitense di ginnastica artistica, che per anni ha abusato di atlete di altissimo livello, che appunto però non vedevano altra strada che quella per coltivare il proprio sogno olimpico. E questo anche perché gli abusatori nel campo sportivo sono comunque figure autorevoli, che gli atleti di base sono persone molto orientate verso uno scopo. Quindi l'atleta è per definizione chi non è vittima, non è tipico di un atleta lamentarsi, è tipico di un atleta fare tutto quello che ritiene sia necessario per riuscire nello sport che pratica. E questo favorisce lo spirito di sacrificio e la sopportazione anche del dolore fisico e quindi alle volte anche degli abusi. E poi bisogna dire che nel mondo sportivo c'è ancora una visione generalmente negativa dell'attività di prevenzione, determinata ma soprattutto dal timore di generare un clima di sfiducia nelle organizzazioni sportive e magari forse anche di incentivare accuse infondate, che sono ipotesi peraltro rarissime, quando invece dovrebbe proprio essere il contrario, cioè bisognerebbe dare fiducia proprio a quelle associazioni che si occupano dei problemi. C'è poi ovviamente una tendenza a sottovalutare la gravità di determinati episodi, a procrastinare l'agire. Spesso nel mondo sportivo si creano questi ambienti in cui tutti sanno, nessuno vuole rovinare la carriera, nessuno vuole rovinare la vita, per cui nessuno dice niente. Ecco, poi si aggiunge una sostanziale assenza di controlli preassunzione, complice anche il fatto che il mondo dello sport si basa normalmente sul contributo di volontari, nonostante gli strumenti almeno parziali ci sarebbero, e in questo cito per esempio l'articolo 25 bis del testo unico sul casellario giudiziale, molto rapidamente. E chiudo in relazione ai rischi parlando della scarsa formazione e consapevolezza in generale degli operatori del settore, e quando parlo degli operatori però più che degli operatori voglio dire i soggetti interessati, perché la formazione dovrebbe riguardare dirigenti, allenatori senz'altro, ma anche proprio gli atleti e i genitori degli atleti. E questo manca, così come mancano efficaci misure proprio per la gestione dei casi di abuso. Dunque, Francesca, ti chiederei di mettere il video perché diventa veramente poi difficile. Ecco, forse la qualità. Infatti, volevo provare. Spero compari tu in primo piano e io mi tolgo temporaneamente. Grazie. Fermatemi se qualcosa non funziona. Allora, passando poi a quello che voleva essere il secondo aspetto della mia presentazione, un breve cenno alle tipologie degli abusi, perché nella mia ricerca sono emerse due macro tipologie di abuso, cioè da un lato quelle nei confronti dei bambini veri e propri, dall'altro quella più che altro nei confronti degli adolescenti, che io ho definito abuso mediante relazione sentimentale, perché appunto è la fattispecie più interessante. Sull'abuso dei bambini, per quanto tragico, aberrante, però è più facile da scovare e da comprendere. Si verifica, accade, perché l'ambiente è favorevole a creare situazioni in cui i bambini sono soli, ma nel momento in cui ci sono timori è più facile percepirlo immediatamente come deviato. Invece
Diciamo l'abuso mediante relazione sentimentale avviene in genere da parte di allenatori nei confronti di atlete adolescenti o preadolescenti ed è proprio ambiguo perché non viene immediatamente percepito come deviato. È molto grave e rischioso perché ha delle conseguenze psicologiche assolutamente importanti, assolutamente lesive dell'autostima della vittima, ma appunto non viene percepito come deviato, specialmente con l'aumento dell'età della persona offesa. Però è chiaro che un atleta, ma persino diciottenne, cioè comunque appena maggiorenne, è chiaro che risente di quell'inconscio condizionamento nei confronti di una figura autorevole che comunque ha una naturale tendenza a voler compiacere, eppure spesso si sottovaluta. Tra l'altro poi una delle diverse forme mediante le quali questo abuso si realizza e manifesta al contempo è proprio quella della seduzione attraverso social media, quella di cui ho parlato poc'anzi. Comunque è una tipologia di abuso che affonda proprio le sue radici in quel particolare rapporto che si instaura tra gli istruttori e gli atleti e diciamo che è poi frutto di un fenomeno reciproco per cui gli stessi istruttori sviluppano sentimenti nei confronti dei loro atleti e non percepiscono il loro comportamento come sbagliato. Tra l'altro era uscito un dossier, mi pare dell'Associazione Telefono Azzurro del 2016, che spiegava come bambini adolescenti vittime di abusi possono poi manifestare in realtà una sorta di iperattivismo sessuale, quindi tengono anche atteggiamenti che potrebbero apparire segno di una maturità emotivo-sessuale assente e che però non è facile percepire da parte dell'osservatore. Quindi è chiaro che in un contesto del genere molestie e abusi che non siano connotate da violenza o costrizione non possono comunque considerarsi immuni da una intimidazione. Questo molto brevemente, adesso passerei a parlare dell'azione di contrasto al fenomeno. Ecco, da questo punto di vista bisogna invece distinguere l'azione penale da quella sportiva, perché è chiaro che l'approccio penale, diciamo, dell'ordinamento penale è un approccio globale, multiforme, non è un approccio specificatamente concepito in relazione agli abusi commessi nel contesto sportivo, ma è affinabile a livello giurisprudenziale, comunque assolutamente valido. È invece assolutamente inadeguata la risposta delle istituzioni sportive ed è infatti su questa che mi voglio soffermare, perché secondo me è proprio la giustizia sportiva il punto dolente, diciamo, è anche la chiave di volta per veramente un cambio di direzione. I profili di riforma impossibili, auspicati, sono tanti, ce ne sono anche a livello penale, ora si potrebbe appunto sicuramente valorizzare quella particolare relazione allenatore-atleta, si potrebbe prevedere una responsabilità delle associazioni per omesso impedimento dell'evento, però secondo me, ora il tempo è anche limitato, quindi mi concentrerei su quello che si può fare a livello di giustizia sportiva per andare poi a chiudere. Allora, sicuramente il primo passo verso il cambiamento dovrebbe essere la tipizzazione delle diverse fattispecie di abuso sessuale, cioè la previsione di una specifica norma che reprima i comportamenti sessualmente abusivi, perché nel mondo sportivo manca. Infatti, ad oggi i comportamenti di questo genere vengono considerati violazioni di quel generico principio di lealtà del codice di comportamento sportivo del CONI e in questo modo vengono sanzionati. Quindi ovviamente non c'è neanche nessuna distinzione fra le diverse tipologie di atteggiamento, peraltro poi quelli che vengono sanzionati sono episodi gravissimi, quindi il resto rimane tranquillamente trascurato. Ecco, secondo me sarebbe importante nel delineare questo apparato normativo andare proprio ad identificare e a reprimere i cosiddetti comportamenti a rischio, cioè dare rilievo a una serie di condotte che magari sono solo prodromiche rispetto a vicende più gravi, ma che contribuiscono a creare un clima favorevole all'abuso e prevedere delle conseguenze sanzionatorie proporzionate che però fungano anche da monito ai destinatari, agli osservatori.
che tra l'altro garantiscono poi quel rispetto del principio di legalità formale che anche in ambito sportivo si sta lentamente facendo strada, questo un breve inciso sul diritto sportivo. Ecco, diciamo in conclusione, il fenomeno è un fenomeno poliedrico, assolutamente ricco di sfumature, molto difficile da gestire, sicuramente richiede un'azione di contrasto coordinata, sinergica, che in via preliminare proceda ad uno studio approfondito del fenomeno, che non si limita, che non deve limitarsi a stigmatizzare la figura dell'abusatore, ma deve proprio, secondo me, comprendere le cause profonde di questi fenomeni, dell'agire degli abusatori, perché poi la vera sfida non è andare a punire il mostro, ma andare a ridurre, cosa che ovviamente va fatta, ma però l'importante è andare poi a ridurre i fattori di rischio, a cambiare quell'humus culturale nel quale il mostro cresce e cercare magari di indicare la retta via a quelli che potrebbero essere dei potenziali mostri. Ecco. Quindi fondamentale opera di prevenzione e sensibilizzazione, prevedere dei corsi di formazione per gli operatori del settore, per i genitori, anche proprio per insegnare a genitori atleti qual è l'atteggiamento professionale che possono e devono aspettarsi dallo staff che opera a contatto con i figli, in modo da poter intervenire nel momento in cui notano degli scostamenti, nonché secondo me anche prevedere proprio dei codici di procedura in grado di definire in maniera chiara e dettagliata quale sia l'iter da seguire e nelle ipotesi di sospetto abuso, perché oggi di fronte anche a un'ipotesi del genere io credo molte persone ci pensino e poi dicono ma cosa faccio, vado a fare una denuncia, cioè non è chiaro quale sia l'atteggiamento corretto da intraprendere. E ovviamente poi sarebbe necessario procedere con degli accurati controlli preassunzione, perché il ruolo di allenatore richiede una selezione, una formazione dei tecnici che oggi manca, così come una responsabilizzazione delle associazioni sportive. Come ho già detto, scritto nel mio abstract, citando un atleta canadese, le organizzazioni sportive non devono essere premiate per le vittorie, ma dopo aver dimostrato che quelle vittorie sono state conquistate in un ambiente sano e sicuro. E qui chiudo, probabilmente sforato, abbiamo avuto anche questo incidente, mi dispiace moltissimo. Perfetto, grazie alla dottoressa Francesca Betti. Sì, qualche inconveniente c'è stato, ma i contenuti soprattutto ci hanno colpito. Se fossi io a casa come uditore, avrei già fatto due o tre domande. Ne approfitto appunto per invitare i 200. Abbiamo sfondato quota 200. Siamo a 200 persone collegate, no, siamo tornati a 198, vabbè, comunque siamo vicino a 200 persone collegate. Invito allora, dopo questa relazione dell'autoressa Francesca Betti, che ci ha dato tantissimi spunti, di mettere lì le vostre domande sulla chat. È ora la volta della seconda relazione, la dottoressa Silvia Bergonzoli, che è soprattutto è una neuropsichiatra infantile, abituata quindi a parlare con umanità, a ascoltare i bambini e i loro familiari. Il titolo della relazione della dottoressa Silvia Bergonzoli è «Partiamo dai bambini, ascoltare, comprendere, dare valore per prevenire». Quindi parleremo anche di prevenzione dopo che abbiamo sentito gli effetti da parte dell'autoressa Betti. Darei subito la parola e apriamo il microfono alla dottoressa Silvia Bergonzoli. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Grazie per avermi invitato. È un onore essere tra i panatleti. Io che mi diletto solo di fare qualche corsa ogni tanto, quindi per me è un vero privilegio ed è un onore poter, come dire, la mia non vuole essere una relazione, ma vuole essere proprio la possibilità di offrirvi degli spunti di pensiero a tutti quanti voi che avete a che fare con il mondo dello sport e il mondo dei bambini. Allora, io provo a farvi vedere, ho fatto qualche diapositiva. Quali sono i miei? Questo. Sì, quello di destra. Questo. Sì. Ok. Condividi. Vado. Devi fare la divisione. Condividi. Ok.
Riuscite a vederli? No. Condividi lo schermo. Condividi, ok. Dovrebbe esserci adesso. Sì, sta arrivando, perfetto. Grazie Silvia. È arrivato. Sta arrivando, aspetta che aspettate che... Dovrebbe essere così. Io a piena pagina, perfetto. Io mi disattivo così mi vedete, avete la possibilità di vedere. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che lo sport ha una duplice valenza. Perché? Perché lo sport da una parte è, come dire, è che offre occasione per poter superare il disagio fisico ed emotivo. Perché quando da noi arrivano dei bambini, ci sono dei bambini magari timidi o dei bambini con che hanno delle fatiche a relazionarsi, fatiche di gruppo, tutti quanti invitiamo i genitori a far praticare sport, soprattutto avvia il mio video, va bene, allora volete che vedermi, mi vedete. Soprattutto perché? Perché lo sport appunto è il posto dove c'è una condivisione di quei valori sportivi, degli obiettivi comuni e quindi favorisce la socializzazione. Dall'altra parte però abbiamo sentito anche, l'abbiamo sentito dalla dottoressa che mi ha preceduto, come lo sport possa essere in qualche modo anche un generatore di disagio, di molestie ed abusi. Perché? Per due motivi. Uno, perché lo sport, gli sport soprattutto che sono sport di gruppo, sappiamo benissimo, credo che poi ne parleranno più dettagliatamente le colleghe che seguiranno, con tutte le dinamiche di gruppo che sono, quindi incominciamo dal bullismo piuttosto che non tutte quelle situazioni che hanno a che fare con i gruppi. Dall'altra parte la relazione, l'accennava già precedentemente, la relazione che viene ad instaurarsi tra l'allenatore e un giovane atleta è una relazione di, come dire, che rischia di essere una relazione di dipendenza e a volte talmente totalizzante che avvolge in una maniera completa il giovane atleta, che non riesce più a mettere quella separatezza che gli consente di evitare soprusi, di evitare prepotenze e talvolta anche di in qualche modo di non essere in grado di interpretare nella maniera corretta parole, gesti, pensieri che possono essere invece utilizzati dall'altra parte con un significato ben diverso. Ti chiedo così... scusa Silvia, forse tu hai cambiato slide perché siamo ancora sulla, sulla pagina iniziale. No, è corretto? Sempre su questo, sì, va bene. Vi racconto un po' di cose, ma siamo sempre sul titolo. D'accordo. Dicevo questo perché questa relazione è quella proprio che genera questo apparente consenso, che era quello di cui vi parlava in precedenza la dottoressa Betti, che fa sì che un bambino, appunto, che per un bambino sia difficile sottrarsi e ancora di più riconoscere un vissuto di sofferenza verbalizzandolo e facendo in modo che possa essere visto e denunciato. Quindi, ma in ogni modo questo vissuto non rimane e rimane dentro di noi, crea una sofferenza, crea un disagio che se rimane per lungo tempo può poi portare anche a strutturare una vera e propria psicopatologia. Perché? Perché le nostre sofferenze, i nostri disagi emotivi, in qualche modo il trauma, crea delle vere e proprie ferite dentro di noi che, come dire, che lasciano una traccia nella nostra memoria. Allora, o un bambino è aiutato in qualche modo ad elaborarla, interiorizzarla, oppure diventano proprio delle vere e proprie sindromi post-traumatiche. Allora, vi dico questo perché... Che cosa è importante sapere? Io vi sto parlando dei bambini, ok? Allora, perché, che cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo sapere
che i codici di comunicazione utilizzati dai bambini sono di difficile interpretazione. Ok, il bambino chiede com'è capace, è l'adulto che deve imparare a decodificare il linguaggio del bambino e quello che il bambino ci vuol dire in questo momento. Anche perché i bambini, soprattutto i più piccoli, non sempre riescono a esprimere con parole un disagio emotivo, non ce la facciamo noi. Noi adulti, certe volte, se a noi viene chiesto ma come stai, che cos'hai, non riusciamo ad avere, come dire, un pensiero molto, come dire, nitido e di esprimere a parole qual è il motivo per cui stiamo male. Immaginatevi un bambino, per lui è ancora più difficile. E quindi che cosa succede? Succede che talvolta è proprio il corpo che parla al posto delle parole, ok? Il corpo prende parola e diventa, come dire, crearsi di un sintomo, oppure all'altro modo è il modo di comportarsi di un bambino che si modifica. Allora, sia il corpo che dà origine ai sintomi, che chiamiamo in modo molto più generale delle somatizzazioni, sia il modo di comportarsi diventano dei segnali che il bambino mette in atto, ok, per una richiesta di aiuto. Sono tutti, si chiamano, nel nostro linguaggio vengono tutti non detti, ok, quindi più il bambino è piccolo più farà fatica, e questo non detto diventa un segnale. Ecco perché è importante, come dire, conoscerli e riconoscerli, perché è l'adulto, è tutto il mondo adulto che ruota intorno a un bambino che deve essere in grado di capire che cosa un bambino ci dice. Perché? E quindi come dobbiamo porci di fronte a loro? Vi dico queste cose che sembrano magari delle cose banali, delle cose scontate, però se noi le teniamo a mente anche quando abbiamo a che fare con i gruppi, con le squadre, anche dilettantistiche, con dei ragazzini che non capiamo, credo che siano delle cose importanti. Ascoltare sempre un bambino per capire che cosa ci chiede, che cosa vuole sapere. Ascoltare vuol dire comprendere quello che ci preoccupa, accogliere i bisogni di questo bambino e dare loro valore, perché certe volte quello che succede a noi grandi è che purtroppo quando un bambino dice qualcosa, ma dai dai non è occupare, passa, vi dico delle banalità, questo non vuol dire dare valore. Allora soffermarsi e capire, avere il tempo necessario per stare con loro e capire che cosa ci vogliono dire, questo è porre attenzione a loro, e con questa, come dire, con questa profondità del modo con cui noi ci disponiamo nei confronti di un bambino o di un adolescente, abbiamo davvero delle informazioni che possono essere utili. Cioè, un ascolto attento e rispettoso è indispensabile per capire e far capire un bambino, favorendo una relazione di fiducia, ma d'altra parte vale anche per noi grandi, quando stiamo bene, quando ci sentiamo capiti. Ok. Perché dico questa cosa? Perché in realtà, abbiamo detto che cosa succede nel caso in cui un bambino o un adolescente subisce una molestia, un sopruso, un abuso e non riesce a verbalizzarlo. Ecco, succede che metti in atto dei segnali. Allora, io vi racconto che cosa mi è capitato non più tardi di 2 mesi fa, e mi ha davvero colpito, una delle esperienze cliniche che ho avuto più forte ultimamente. Una ragazzina io l'ho vista a 15 anni, e questa ragazzina ha incominciato, una ragazzina che faceva atletica, agonista, ha incominciato a, che si vestiva con la tuta, la felpa, in una maniera, come dire, come i ragazzi d'oggi. A un certo punto ha cominciato a non mangiare, a mangiare sempre meno, c'era meno spazio per mettere dentro di sé cose buone. Ha cominciato a cambiare il modo di vestirsi, non era più felpa e maglietta, ma aveva cominciato ad avere un abbigliamento che andava oltre la sua età come una vera e propria donna.
La scuola, che sia i genitori ma anche la scuola, l'insegnante, ha avuto modo di captare che in quel periodo non c'era più lo stesso rendimento scolastico. Era una ragazza che non prestava più attenzione, non aveva più la concentrazione, ha attivato i genitori, si sono mossi, hanno portato questa ragazza da una psicologo, da una persona specialista, e nel corso, voglio dire, di questo intervento che si è protratto, c'è stata la possibilità che in qualche modo venisse verbalizzato la molestia di cui era stata vittima. Vi dico questo perché? Perché motivo? Perché ha messo in atto proprio uno di questi segnali. Allora, quali sono queste somatizzazioni a cui dobbiamo prestare attenzione? Vi dico quelle più frequenti: il mal di testa. Quante volte, no? Ho mal di testa, no, non lo sappiamo. Il dolore, mal di pancia, le coliche addominali, tutte le malattie della pelle. La pelle sappiamo che è lo strato che divide quello che c'è dentro di noi da quello che c'è fuori di noi. Per cui la pelle, come sapete, è una delle cose più possibili a rischio per le malattie psicosomatiche. Qualsiasi altro dolore muscolare non bene identificato. E ancora le modificazioni del comportamento, disturbi del sonno. Dormire significa affidarsi al vuoto, vuol dire quando noi siamo sereni, no, noi ci addormentiamo bene, dormiamo tranquillamente, ma se siamo in ansia, se c'è qualcosa che ci preoccupa, se non ci fidiamo più, perché addormentarsi significa questo, allora non riusciamo a prendere sonno, abbiamo dei risvegli frequenti, soprattutto i ragazzini. Un disturbo dell'alimentazione nel doppio senso, l'anoressico è quello che non riesce a mettere dentro niente di buono, tanto è pieno di altre cose. Il bulimico invece ha la necessità di mettere dentro qualche cosa di buono. I ragazzi che diventano irrequieti, oppositivi, aggressivi, sono dei ragazzi in ansia, ma anche dall'altra parte ragazzi che sono stati, che hanno sempre avuto un comportamento adeguato, che diventano troppo bravi, quei bambini che non si sentono più, ma come bravo, non disturba, non dice niente, tollera benissimo. Attenzione, doppio semaforo rosso, perché siamo di fronte alla possibilità di avere un congelamento emotivo. È talmente sofferente che non c'è neanche la possibilità che metta fuori questi segnali. E qui l'ultimo, ve l'ho detto, che è un altro punto molto importante, che è la difficoltà di concentrazione di apprendimento con calo del rendimento scolastico. Ok, questi sono tutti quei segnali che in qualche modo devono farci capire che c'è qualcosa che è successo, che c'è qualcosa che è cambiato. Allora, rapidamente, non voglio ripetere qualche cosa, che cosa dobbiamo fare? Un'attività di formazione, informazione, ma non solo agli operatori del mondo sportivo agonistico e dilettantistico, a tutti, a tutto il mondo adulto che è del bambino. Conoscere di questi segnali, che vuol dire riconoscerli per saperli interpretare, leggerli, non isolarli mai dal contesto generale. Non è un mal di pancia, porto mio figlio dal pediatra e non ha niente, basta, perché questo non vuol dire, questo vuol dire non dar valore, questo vuol dire non prendere in considerazione. Ma il mal di pancia c'è, e allora in quel momento, quel bambino, in quel particolare momento, in quella particolare situazione, il bambino ci sta dicendo qualcosa, il bambino ci sta lanciando delle richieste d'aiuto per rispondere in modo adeguato, per prevenire e evitare la trasformazione in psicopatologie. Ma ancora, e mi viene da dire, ma che cosa tocca a noi adulti? E questo, guardate, credo che sia forse alla base di tante cose, di tante situazioni che non funzionano, ma non funzionano perché non c'è rispetto. Allora, educare al rispetto, che vuol dire? Educare al rispetto di sé. Mi viene in mente anche in questo periodo, di fronte a qualsiasi evento, di fronte a qualsiasi cosa, insegnare ai nostri bambini a guardarsi un po' dentro di loro, a trovare in loro la forza interiore che c'è, perché tutti i bambini ce l'hanno, tutti noi siamo dotati di una grande forza interiore, ma dobbiamo essere anche istruiti per poter avere la capacità di guardarcela, di scoprire che è grande, che è importante, che possiamo fare affidamento per diventare coraggiosi
e riuscire ad avere quelle risorse che in ogni momento ci permettono di determinare la nostra identità. Educare i ragazzi al rispetto vuol dire anche al rispetto dei loro diritti, del loro corpo e soprattutto dell'identità di genere. Sentiremo poi, no, cosa significa abuso e molestie. Quindi iniziare già da subito ad abbattere gli stereotipi di genere, ma a partire dalla scuola materna, credo che sia davvero una cosa molto utile. E forse solo in questo modo davvero possiamo generare quella rete virtuosa che crea quelle azioni di contrasto atte a prevenire qualsiasi genere di molestie e di abuso. Grazie. Grazie davvero alla dottoressa Silvia Bergonzoli. Ci sarà spazio per domande live, ma soprattutto utilizzate la chat. Potete scrivere, come qualcuno sta facendo, le vostre esperienze, le vostre considerazioni. La terza relazione è a due voci. Sono due docenti del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento della nostra Università degli Studi di Pavia. Tra l'altro l'Università di Pavia è tra gli sponsor del nostro convegno Molestie e Abusi nello Sport, questo convegno del Panathon Club di Pavia. Difatti sulla locandina abbiamo il logo del Comune di Pavia, poi ci sarà l'assessore Piero Trivi che porterà il saluto, abbiamo il logo del CONI e poi ci sarà il presidente del CONI Marco Riva che porterà il suo saluto e abbiamo presente il logo dell'Università di Pavia e ci sono anche tra coloro che stanno seguendo alcuni studenti, come ha ricordato la nostra presidente Marisa Arpesella. Allora adesso le due docenti della nostra Università di Pavia sono la professoressa Maria Assunta Zanetti e la professoressa Elisa Tamburnotti. Sono due persone, soprattutto la professoressa Maria Assunta Zanetti, che sono state vicine al nostro Panathon Club di Pavia, hanno approfondito i temi del bullismo, anche i temi dei piccoli geni e quindi sono le due animatrici del Laboratorio del Talento qui presso l'Università degli Studi di Pavia. Il titolo della relazione è Uscire dal silenzio per favorire contesti sani, i fattori di prevenzione e di protezione. Quindi adesso non so come si organizzano, mi auguro che sia la professoressa Maria Assunta Zanetti a condurre e poi dare la parola alla professoressa Elisa Tamburnotti. Grazie. Grazie, grazie a voi. Innanzitutto volevo ringraziare per questo invito che ho colto molto favorevolmente da subito. Devo dire, come si fa a dire no al dottor Porcaro quando ti chiama, devi rispondere. Devi rispondere anche perché tutte le volte ti metti un po' in crisi. Davanti a un tema di questo genere, tema che ovviamente io non tratterò, neanche la dottoressa Tamburnotti, non tratteremo nello specifico, se non in un'ottica, come già ci è stato anticipato dalla dottoressa Bergonzoli, di prevenzione, che cosa fare. Ecco, per cui uscire dal silenzio, abbiamo proprio voluto dare questo tema e questo titolo proprio per un po' chiamare tutti alla responsabilità. Ecco, noi vorremmo un po' uscire dal silenzio. Uscire dal silenzio vuol dire appunto allora assumerci delle responsabilità come adulti. Sono d'accordissimo con quanto sta in chiusura appunto la dottoressa Bergonzoli ha detto, non solo il mondo dello sport, ma tutti devono essere consapevoli appunto che sia necessario aprire lo sguardo, allargare lo sguardo e soprattutto aprirsi a uno sguardo che sia attento di prevenzione ed evitare situazioni appunto di svalutazione, di sottostima del fenomeno, perché come già ci è stato anticipato dall'intervento della dottoressa Betti, sicuramente ci sono poi delle implicazioni anche sotto il profilo penale, non indifferenti, ma prima di arrivare alle sanzioni c'è tutta la dimensione psicologica, la dimensione di fatica sulla quale appunto come adulti non possiamo appunto stare a guardare. Occupandoci noi, io e la dottoressa Tamburnotti nello specifico, di aspetti educativi, lo sguardo che vorremmo oggi dare è proprio su questa dimensione. Io lascerei prima la parola alla dottoressa Tamburnotti che ci porta dentro attraverso anche una serie di esempi, di situazioni. Io poi
entrerò nella parte più legata a che cosa fare, per cui come attivare questa rete di protezione, per poi chiudere con qualche altro, devo dire, approfondimento su aspetti sempre più legati alle implicazioni. Lascio adesso ad Elisa di cominciare. Elisa, poi la dottoressa Tambornotti, devo dire, è anche, oltre che essere una mia collaboratrice, anche docente del corso di laurea in scienze motorie, per cui è sicuramente anche parte in causa in questo tipo di intervento. Prego. Grazie a tutti per l'invito, sono molto orgogliosa e lieta di essere qui oggi e sì, partirei brevemente da questo aspetto. Mi è capitato in aula, io insegno psicologia dello sviluppo, proprio di investire anche su questa idea che è stata chiamata, messa in evidenza, che a volte, diciamo che viene spesso ripetuta, poi tra il dire e il fare, come si dice, cioè il fatto che l'allenatore è anche un educatore e è chiamato ad esserlo e ha... questo può valere per gli insegnanti, insomma, quindi qualcosa che mi tocca da vicino il tema di oggi, o meglio, per cui sono contenta di impegnarmi anche in questa sede, oltre che in aula e in altri contesti. Io volevo partire da qualcosa di positivo, ovvero la riflessione, l'esperienza positiva, molto positiva, di una tesista che ho avuto il piacere di seguire proprio poche settimane fa, e nella sua esperienza di sportiva ha voluto mettere in evidenza appunto la possibilità dello sport, nel suo caso era la pallacanestro, secondo il modello integrato, come occasione di crescita, non solo come atleta, ma proprio come individuo, come persona. E quindi aveva rivisto quella che è il classico modello della piramide dei bisogni di Maslow, riapplicandola, declinandola in un contesto sportivo, dove il bisogno di appartenenza si vede nella squadra e passo dopo passo si può arrivare all'autorealizzazione, alla crescita, appunto, non solo come atleta sportivo che migliora e che cresce, che diventa uno sportivo completo, ma proprio come un'occasione per diventare adulti migliori. Ecco, qui ho riportato alcune delle sue parole, la professoressa, sua relatrice era stata la professoressa Pavia. Ecco, mi piaceva partire da questo proprio per ricordare che lo sport ha questo grande valore ed è il motivo per cui capita anche a noi, come diceva la professoressa Bergonzoli, di consigliare a tanti bambini, tanti ragazzi di fare sport. Si è accennato al tema del nostro laboratorio, l'Aptalento, molto spesso ci capita proprio di consigliare lo sport in gruppo, ma in realtà abbiamo anche molti ragazzi che praticano in realtà sport individuali a livello agonistico, quindi questo sicuramente non vogliamo dimenticarlo, tutto quello che è il bello e il buono e dello sport è quello che davvero è la sua essenza, crediamo. Detto questo, se siamo qua oggi è perché appunto questa piramide, questa grande possibilità che lo sport dà, a volte è quella che maggiormente si vede come se fosse la punta di un iceberg, ma appunto al di sotto c'è tanto altro che credo che ci chiede di essere appunto guardato, osservato, visto, benché tenda per tutta una serie di dinamiche già ben descritte dalla dottoressa Betti a rimanere nascosto. Ci sono tutta una serie di motivi per cui si innescano dei circoli viziosi, potremmo dire. Allora ecco, l'obiettivo è provare a disinnescare, ad interrompere questi circoli e eventualmente innescarne di virtuosi. Ecco, qui io ho inserito una serie di parole che già abbiamo anche un po' sentito prima. Io parto così, giusto per orientarci, da una notizia recentissima. Qualche giorno fa si parlava dell'8 aprile, la Nazionale di Ginnastica in Grecia ha denunciato abusi sugli atleti a partire dal 1985, abusi di vario tipo. Ancora una volta tutto il tema degli aspetti proprio strettamente corporei, che non sono solo l'abuso sessuale ma anche le funzioni corporali. Ora non vi leggo gli articoli, ma potete vedere, insomma, sottolineatele quello che mi sembrava più importante.
tutto il tema anche della, del condizionamento, del controllo rispetto al cibo, all'alimentazione, che ha portato sicuramente a dei comportamenti che poco hanno a che fare col bello dello sport, ma anche con l'idea di cui parlavamo prima, no? Non qualcosa che mi fa essere migliore, ma qualcosa che comunque mi abbruttisce in un certo senso, perché si parla di sportivi arrivati a mangiare di nascosto dai loro allenatori dentifrici avanti trovati nei sacchetti, ora senza che vogliamo cadere nelle, insomma, in queste, questi dettagli così appunto poco estetici, potremmo dire, però dobbiamo fare un pochino questo sforzo, perché come si diceva in apertura, anche se non è anche se è un tema poco scomodo, questo qualche sforzo lo dobbiamo fare. Però ecco, ci colpiva il fatto che, al di là del fatto che è una notizia fresca, riguarda qualcosa accaduto addirittura nell'85, quindi davvero quell'idea del uno, sicuramente la fatica del parlarne, ma anche forse la maturità, riuscire a maturare il fatto che fosse qualcosa di cui si deve parlare, come già la dottoressa Betti ha messo in evidenza. Questi articoli ci dicono che in realtà non è nemmeno vero che non se ne parla. Nel giro di pochi mesi sulle principali testate sono usciti questi articoli, quindi non possiamo nemmeno dire non sapevamo. Dobbiamo semplicemente cercare, credo che l'occasione di oggi sia particolarmente preziosa perché siamo tanti rappresentanti di enti diversi, quindi la possibilità di fare rete, che è l'unico vero modo per appunto disinnescare dei circoli già radicati, dei circoli delle abitudini, anche delle prassi molto radicate. Fare rete credo che sia l'unica vera strada. Articolo di novembre, un atleta su 7 under 18 ha subito degli abusi. Ora, sono articoli che sicuramente potete andare a trovare. Abbiamo pensato di aggiungere qualche frase che eventualmente potrebbe anche diventare qualche hashtag, cioè alziamo il velo, parliamone, e dall'altra parte l'idea a quali costi, perché si parla in particolare di sport, di agonismo, quindi con un grosso investimento, con un grosso impegno, con grandi sacrifici, come si è già parlato in apertura, verso qualcosa che ha sicuramente un grande valore, una medaglia, una gara, una vincita, un titolo, però a quali costi? Prima di vedere qualche altra notizia recente, volevamo appunto sottolineare queste due domande. Di quali abusi stiamo parlando e verso chi possono essere diretti? Ecco, la risposta è molto ampia e volevamo mettere un accento su questo aspetto proprio per dire che se, come si diceva inizialmente, è necessario individuare, anche distinguere sicuramente le diverse tipologie di abusi, soprattutto se pensiamo a delle eventuali conseguenze, naturalmente è necessario distinguere, ma in quest'ottica ci interessa anche la prospettiva di prevenzione, quindi in ottica psicoeducativa, non è così importante nemmeno distinguere quale, perché comunque qualsiasi tipo sia, è qualcosa che non dovrebbe succedere, che sia un abuso sessuale, che sia qualcosa che riguarda il peso, che siano le punizioni corporali, che sia solo, ma non perché sia perché non sia importante, quel concetto di abuso sentimentale di cui si è parlato prima. Verso chi? Potenzialmente verso tutti, nel senso che proprio perché le tipologie di abusi che possono essere messe in atto in questi precisi contesti, e poi sappiamo anche in altri contesti assolutamente, ma oggi stiamo parlando di questi, può poi, a seconda della tipologia, andare a colpire sia i maschi che le femmine. Prima si è accennata una certa tipologia che più facilmente coinvolge come vittime le femmine, ma dall'altra parte, così come abbiamo parlato del sacrificio, della tendenza, anche potremmo immaginare anche un buon sacrificio, come spesso non è il concetto in sé che è sbagliato, ma è un po' il discrimine, no? Fino a che punto, ancora una volta, fino a che punto sono disposta a fare sacrifici, fino a che punto voglio essere migliore degli altri, fino a che punto mi impegno per ottenere, dipende appunto qual è il prezzo da pagare. E credo che
sia una riflessione vada fatta anche rispetto proprio a tutto il tema di genere che riguarda al contrario anche i maschi, cioè quando la dottoressa Bergonzoli diceva dobbiamo partire fin dall'infanzia, è davvero importante questo, lo ripetiamo anche noi spesso, ci capita con gli insegnanti, con le famiglie, cioè ogni volta che diciamo a un bambino non piangere perché sei maschio, stiamo a non fare la femminuccia, sono frasi banali ma che ancora sentiamo ripetere in tantissime occasioni e che hanno un peso, e quindi di fatto rischiamo di alimentare anche quella tolleranza esagerata, se potremmo dire, o quel mascheramento, o quella vergogna, o quel non è, o quel falso sé anche, no? Per cui io vorrei, ma la gente si aspetta da me quest'altro. Quindi questo visto che oggi non sarà possibile entrare in ogni singola casistica, ci ritenevamo importante dare questo messaggio un po' di allerta, che davvero coinvolge tutta la società in quanto genitori, insegnanti, ma forse a volte anche come spettatori, chissà. È davvero una rivoluzione quella da attuare, che dovrebbe coinvolgere tutta la società nel non considerare normale cose che oggi vengono considerate normali. Si è sempre fatto così, cosa vuoi che faccia una parola in più? Invece sappiamo bene che così non è. Una rassegna veloce, questo era, forse ne avete anche letto, ho sentito parlare, uno scandalo che è stato denunciato l'estate scorsa da parte delle atlete in Gran Bretagna. Qui sì, lo specifico si sottolineava che non riguardava, gli abusi non riguardavano la dimensione sessuale, ma c'era una coercizione maniacale violenta a perdere peso, cosa però che sappiamo può avere delle conseguenze anche a lungo termine, non solo sulla salute mentale e fisica, ma altre storie ci raccontano di atlete che sono arrivate anche alla morte a seguito di anoressie nervose veramente in forme gravi. Interessante che in questa notizia, in questa situazione, in questo episodio, giunto sicuramente agli onori della cronaca, è emerso anche che il Comitato Olimpico sapeva tutto già da un anno. Ora, senza che noi dobbiamo fare qui dei processi, ci fa capire come davvero può essere difficile interrompere, spezzare certe dinamiche. Dove sono i rischi maggiori? Allora, sicuramente nell'agonismo, cioè, anche perché abbiamo visto tutte quelle dimensioni che fanno parte dell'agonismo, che di per sé sono anche positive. Quante volte invitiamo i nostri giovani, i ragazzi, gli studenti a impegnarsi con tutto se stessi, quindi di per sé è qualcosa di positivo. Il rischio, un po' come tutto il tema anche del perfezionismo, ma se vogliamo qualsiasi caratteristica portata all'estremo, ecco, nell'agonismo c'è maggiormente. Quali sport? Naturalmente dipende, ogni sport in un certo senso potrebbe avere qualche rischio maggiore, perché se in sport come in quegli sport in cui il peso è fondamentale per le categorie, per cui sicuramente la ginnastica, la box, sì, il pugilato, il canottaggio, ma dove anche non ci sono delle categorie precise, tutto il mondo della danza, è un tema. In altri contesti, pensiamo ad esempio agli sport di squadra, la dimensione dello spogliatoio potrebbe assumere un'altra dimensione, oppure le stesse trasferte di cui si è parlato. Ora, davvero, siamo partiti dal buono e dobbiamo tenere il buono e ricordarlo in ogni momento, però quello che ci vorremmo che passasse è davvero di non sentirsi chiamati fuori, di non pensare no, ma a me non riguarda, perché mio figlio è maschio, fa uno sport, provare ad avere le antenne ben in alto e ben pronte a ricevere eventuali segnali, di cui ci ha parlato già la dottoressa Bergonzoli, ma vorremmo stare proprio sulla prevenzione. Allora ancora una volta siamo davvero tutti chiamati in causa. Questo è un articolo molto interessante, riporta tutta una serie di elementi che abbiamo già affrontato, però su quest'ultimo mi sto fermando. Sul campo il coach decide se gioco o meno, se sono bravo o meno, se posso o non posso partire in trasferta, può vanificare le mie aspettative o esaltarle. Il problema è che se a scopi perversi, dice l'articolo, si è parlato prima di mostri, ma potremmo immaginare anche qualcosa che non arriva a questi livelli, che comunque condiziona anche in maniera meno
meno esplicita, meno diretta, ma che condiziona in maniera implicita quella che è la personalità di un bambino, di un ragazzo che si sta formando, come si è detto prima, ad esempio anche rispetto al tema dei sentimenti soltanto. Le federazioni non hanno una normativa specifica, qui non entriamo nello specifico noi, ma si può pensare come che sia sicuramente, visto che siamo qua, come tanti rappresentanti di enti diversi in ottica di rete, può essere un filone da portare avanti, un obiettivo, una direzione in cui lavorare. Anche Telefono Azzurro si è interessato a questo tema, ci sono alcune ricerche recenti, quindi per provare a scendere come in uno zoom, siamo partiti da lontano, da una dimensione globale e mondiale, ma anche vicino a noi, nei contesti che ci riguardano da vicino, potrebbe succedere qualcosa. Teoricamente esiste un certificato, si è parlato di questo certificato antipedofilia, che però ad oggi non viene richiesto nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, le cosiddette ASD, e che di fatto riguardano la quasi totalità degli allenatori che operano con bambini e ragazzi anche a livello agonistico fino a un certo punto, naturalmente. Ecco, qui c'era l'idea di fare una piccola un focus sul tema del controllo del peso, anche perché quante volte mandiamo i ragazzi a fare sport anche per magari ridurre eventuali rischi anche di sovrappeso, anche un concetto di salute fisica. Ancora una volta, come tema dell'impegno, dobbiamo stare attenti a non degenerare dall'altra parte, insomma, cosa che non è può avvenire anche molto velocemente, quel passaggio da un poco a un troppo, può avvenire veramente molto velocemente, soprattutto in età evolutiva, quando ci stiamo formando, non noi ormai che siamo adulti, ma quando sia i nostri obiettivi che i nostri atteggiamenti, le nostre motivazioni possono, soprattutto pensiamo agli adolescenti, possono davvero cambiare dall'oggi al domani. Non solo l'abitudine ma l'atteggiamento del tutto o niente fa parte veramente di quell'età. E quindi anche qui non pensiamo che non ci riguarderà, perché anzi magari tende a correre il rischio contrario, può essere, ma può essere anche il contrario. Anche nella danza abbiamo avuto negli ultimi tempi alcuni episodi che hanno appunto raggiunto sono stati descritti anche dai quotidiani nazionali, e anche qui senza che ci fosse la dimensione appunto. Spesso sono anche donna su donna, quindi il tema del ci sganciamo un pochino dalla dimensione toccata in apertura, ma ancora una volta vediamo che ci sono state vengono proprio descritte una serie di pratiche che evidentemente sono diventate quasi normali, come ad esempio contarsi le costole, salire sulla bilancia, quindi creiamo sicuramente oltre a una dimensione di umiliazione, di gogna pubblica, tra virgolette, il messaggio che passa è sicuramente qualcosa di non sano, perché se l'obiettivo è toccarsi le costole è qualcosa di non sano. Ancora una volta si parla di sottomissione psicologica, ancora una volta troviamo il caso di una storia che ahimè ha portato alla morte di uno degli atleti coinvolti. Cosa possiamo o dobbiamo fare? Okay. Allora, subito riprendo appunto il discorso a partire da non lasciamoli soli. Non lasciamo soli gli atleti e non lasciamo soli gli allenatori. E non lasciamo soli gli atleti perché possono i nostri figli, potrebbero essere i nostri fratelli, i nostri cugini, i figli dei nostri amici, per cui c'è una dimensione, devo dire, anche di presa in carico, di cura, di responsabilità. Pertanto, e soprattutto sono, come si diceva, sono persone in evoluzione, per cui sono tutti persone che necessitano anche di avere un accompagnamento nella loro formazione. Pertanto diventa importante davvero proporre loro dei messaggi, essere dei modelli positivi. Pertanto, come già abbiamo anticipato, dagli atleti dobbiamo andare sugli allenatori, in quanto gli allenatori sono degli educatori, sono delle persone, per cui c'è anche tutta una dimensione valoriale, e sappiamo bene come nello sport la dimensione valoriale sia fondamentale. E allora diventa una dimensione più globale, come abbiamo già anticipato prima.
Per cui andiamo a vedere sugli atleti. Gli atleti non lasciamoli soli, non solo nella situazione ma anche nei loro pensieri. C'è tutto questo lavoro che, come anticipava anche la dottoressa Bergonzoli, del non detto, un non detto che però appunto si manifesta talvolta con dei silenzi assordanti, si manifesta con dei ritiri da parte appunto di comportamenti di ritiro dal sociale, piuttosto che delle chat, visto che c'era una domanda relativa a un possibile abbandono scolastico. Certo, potrebbe avere anche delle ripercussioni sul rendimento scolastico, potrebbe, perché comunque nel momento stesso in cui devo gestire un adolescente, un bambino, deve imparare a gestire situazioni appunto che sono situazioni che vanno ad impattare sui suoi vissuti, distoglie le sue energie dall'investimento sull'apprendimento, sulla socializzazione e quant'altro. Per cui dobbiamo aiutarli a dare il giusto significato alla situazione e anche pertanto a essere pronti a confidarsi. Si parlava prima dell'ascolto. L'ascolto deve essere un ascolto anche che deve essere elicitato, per cui tutti gli adulti che sono attorno devono essere pronti, i genitori in primis, gli insegnanti, ma anche le persone che fanno parte appunto del gruppo devono essere pronti a dare una risposta. Cosa fare? Allora, prenderci cura. Ma prenderci cura di che cosa? Allora, sono bambini e ragazzi che sono in sviluppo, pertanto dobbiamo appunto lavorare su queste dimensioni, rinforzare la loro autostima. Pertanto non basta appunto mettere l'attenzione sul quanto valgo, ma quanto sono, per cui anche su questo l'aspetto diventa importante, non solo per quello che so fare, ma per quello che so, che sono come persona, per cui sganciare la prestazione appunto dalla persona. Questo vuol dire allora rimetterci in un'ottica valoriale. Quali sono i valori, quali sono gli obiettivi che vogliamo perseguire? Questo ci permette anche di sostenere appunto una comunicazione che consenta appunto a questi soggetti appunto di poter esprimere se stessi e far valere il proprio punto di vista con rispetto di sé e rispetto per gli altri. Tutto questo sviluppa resilienza. Oggi questo tema della resilienza è un tema molto centrale, molto forte, vale a dire la resilienza è la capacità che dobbiamo, quella competenza che dobbiamo cercare appunto di educare, di sviluppare nelle persone per superare vergogna, senso di colpa, situazione appunto di fallimento. Per cui partiamo appunto da una prospettiva che diventa una prospettiva di ricrescita, rinascita. E allora questi sono un po' gli aspetti su cui dobbiamo lavorare, dicevo, l'autostima, per cui l'autostima che ha a che fare con tutta una serie di dimensioni, che sono dimensioni che vanno appunto dalle dimensioni emotive, alle dimensioni personali, alle vissuti corporei, al controllo appunto dell'ambiente, al successo scolastico, come si diceva prima, e anche alla vita familiare. Per cui l'autostima della persona è un costrutto caldo che impatta su tutte le dimensioni appunto dell'individuo. L'autostima appunto poi deve essere, andiamo avanti, deve appunto essere messa in relazione con i valori e con gli obiettivi. Per cui quali sono i valori? Sicuramente lo sport è un valore positivo e affaccia e si affronta appunto lo sport proprio con l'idea appunto della riuscita, ma l'idea di una riuscita che è di una realizzazione. La piramide di Maslow, che all'inizio è stata presentata, diventa proprio una realizzazione personale. Per cui sicuramente sono obiettivi vincere la gara, ma indipendentemente dal vincere la gara significa appunto arrivare a essere capaci di poter affrontare non solo nella competizione fine a se stessa, ma nella vita, per cui essere capaci di mettersi in gioco.
attraverso appunto, come dicevo, una modalità che è una modalità appunto assertiva, vale a dire trovare la giusta via di mezzo tra i comportamenti, per cui tra un comportamento passivo, un comportamento di accettazione e un comportamento aggressivo. No, dobbiamo trovare una dimensione che è quella appunto del rispetto, prima di tutto di se stessi, per cui essere rispettati per poter rispettare gli altri. E l'assertività ovviamente ci consente anche di permetterci di arrivare a dire di no, di arrivare appunto a trovare la forza per poter avere la libertà di fare delle scelte. Per sviluppare, come dicevo, la resilienza. Che cos'è la resilienza? È quel processo di adattamento, di successo di fronte alle avversità, di fronte a situazioni che possono averci fatto vivere situazioni negative in cui anche la nostra autostima sia stata messa in discussione. Dobbiamo comunque ripartire, è una ripartenza per una nuova riprogettazione, per cui una dimensione all'interno della quale, se noi abbiamo degli adulti competenti, adulti capaci di essere appunto dei bravi modelli, e l'allenatore dovrebbe essere proprio la persona che va in questa direzione. E allora vediamo appunto come questa prospettiva della resilienza, una prospettiva appunto che noi dobbiamo promuovere in tutti i contesti, anche nella palestra, anche nella situazione sportiva, anche sul campo da gioco. E allora gli allenatori, abbiamo visto come non dobbiamo lasciare soli gli atleti, ma anche gli allenatori. Gli allenatori perché? Questo significa appunto non lasciarli soli come persone, come professionisti. Non significa confondere o non rispettare i ruoli. I ruoli sono importanti, per cui il ruolo dell'allenatore è importante, e non significa non fidarsi, ma significa appunto comunque anche in questo caso trovare una giusta distanza. Significa trovare appunto persone che siano capaci anche di avere la nostra fiducia. Significa aver chiaro ciò che è la realtà, per cui arrivare anche a essere capaci di operare dei distinguo, per cui diventa importante davvero anche nel ruolo dell'allenatore essere pronti a rimettersi in gioco. Anche in questo caso abbiamo cosa fare? Abbiamo individuato 4 dimensioni. Accompagnare, che vuol dire non necessariamente con delle gerarchie troppo verticali, troppo piramidali, ma con una circolarità. Già l'allenatore deve essere già un facilitatore, per cui un facilitatore, il coach, il ruolo del coach è proprio quello del non assumere una posizione appunto di dominanza, ma una dimensione, devo dire, alla pari, che porta poi l'atleta a raggiungere degli obiettivi che possono anche superare l'allenatore. E questo vuol dire allora definire gli obiettivi e i valori, e vuol dire anche dare dei limiti appunto, che devono essere limiti che possono essere anche rinegoziati e risuperati. Questo vuol dire allora arrivare a mettere anche per l'allenatore in un'ottica di continua appunto formazione continua, una formazione che continuamente rimette in gioco non solo la competenza per quanto riguarda appunto la disciplina, ma in una certa direzione. Se per caso qualcosa non funziona bene, si inceppa o si incrina, ci sono dei correttivi. Quindi sì. Perfetto, vediamo le diapositive. Possiamo? Puoi selezionare. Ci sei. Okay. Allora, comincio con qualcosa che già in parte è stato citato, e cioè io ho solamente riassunto alcuni titoli dal web, perché, come dicevo, Angelo ha dovuto forzarmi, io mi sento un po' a disagio a parlare di questo, perché per me fino all'altro giorno, poco prima, tutte queste cose non esistevano, oppure non volevo che esistessero, tuttora non vorrei che esistessero. Però ho tirato fuori alcuni titoli degli ultimi mesi, alcuni dei quali nascondono, tipo questo, l'ultimo che ho appena fatto salire, delle realtà straordinariamente terribili, e quindi ho deciso di accettare.
Ecco come si potrebbe cominciare a dire, a che stress ci stiamo riferendo. Lo sportivo, noi più o meno lo siamo tutti, ha in mente un certo tipo di stress, ci è abituato, lo sa tollerare, lo sa superare, lo sa gestire, tenere sotto controllo, usiamo tutti questi verbi. Ed è fatto da ansia da prestazione, paura, rabbia, disillusione, fatica, la fatica dell'allenamento. L'allenamento è stato inventato proprio come uno stress aggiuntivo per permettere all'individuo di adeguarsi a un livello prestativo più elevato. Quindi il contesto è appunto per lo stress che noi conosciamo abitualmente un contesto prestativo agonistico che darà sì fastidio, ma contemporaneamente attivando la sfera ortosimpatica, in quanto il nostro organismo recepisce l'attività fisica come un'emergenza, la sfera ortosimpatica, quella che viene tradizionalmente collegata alla lotta e alla fuga, stimola tutti i meccanismi ovviamente, e in particolare prima di tutto quelli più finalizzati alla prestazione che riguardano l'apparato cardiorespiratorio, il sistema nervoso centrale dal punto di vista dell'allerta, dell'attenzione e poi i muscoli che sono poi il motore di tutti gli sport, fenomeni veloci e sono fenomeni che riguardano lo stress che possiamo anche chiamare, anzi qualcuno ha chiamato positivo, in inglese eustress, cioè eustress col prefisso greco e poi la parola inglese. Però lo stress di oggi, come abbiamo abbondantemente sentito, è uno stress di altra natura e non ci coinvolge come sportivi, ma come cittadini. E in questo caso mi sento di ricordare che molestie e abusi nello sport si configurano non solo con gli aspetti già citati di violenza fisica, sessuale, di plagio, di bullismo, aspetti persecutori, ma anche con gli aspetti amministrativi. Ricordo un presidente di federazione atletica nazionale e poi internazionale, di discriminazione razziale e di genere, di doping, ahimè, tanto per chi lo sceglie quanto per chi lo impone. Ovviamente se uno è soggetto a un'imposizione di doping, quello di cui stiamo parlando è ancora molto più peso. Quindi le risposte, che sicuramente sono prima di tutto organizzate a livello psichico, non avranno solo come epifenomeni le cose che dicevamo prima, cioè l'ansia, la fatica o qualche somatizzazione, ma potranno arrivare ad allargare lo spettro fino a quello che si chiama un disturbo post-traumatico da stress. Ora, visto che il mondo che ci circonda, l'ambiente qui non è citato, ma è fatto di stimoli di tipo fisico, psicosociale o biologico, attraverso i filtri della nostra struttura, dello stato psicofisico, delle esperienze, che cosa posso dire io che sono un fisiologo? Posso parlare di reazioni fisiologiche, visto che il comportamento è stato almeno in parte già sottolineato. Quindi, come dicevo, sul piano fisiologico, l'attività fisica per noi, per il nostro organismo, è una situazione di emergenza e quindi noi mettiamo in atto tutte quelle risposte che sono basate fondamentalmente sul sistema nervoso ortosimpatico, che è capace di cancellare automatismi centrali, il sistema parasimpatico, pur di, diciamo, salvarci la vita, la pelle, metterci a ridosso. E quindi appunto l'attività è uno stress. Che cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto a quello che è la nostra abitudine, tanto in condizioni di riposo quanto in condizioni di lavoro quotidiano, se io ci aggiungo aggiungo uno stress che viene da un mondo completamente diverso, quindi cognitivo, emozionale, quello che vogliamo, non faccio altro che chiedere al mio organismo una prestazione extra dal punto di vista energetico. Ora abbiamo già detto che il concetto di allenamento si fonda sulla somministrazione di carichi crescenti proprio per stressare l'organismo e quindi fare in modo che il costo aggiuntivo piano piano venga raggiunto dall'ipertrofia muscolare, dall'evento cardiocircolatorio respiratorio, tale per cui poi diventerà alla portata dell'atleta.
di modo che non sia più qualche cosa che risulta essere stressante, ma diventa una nuova capacità raggiunta. Se in un contesto quindi sportivo, dove già lo sportivo ha lo stress per lavorare di più, io sovrappongo uno stress di tipo negativo, chiamiamolo distress, come si dice in inglese, che non sia mai stato sperimentato, ad esempio, come soprattutto nei giovani, persistente, prolungato nel tempo, come quelli di cui stiamo parlando adesso, ovviamente creiamo, aggiungiamo all'organismo una quota energetica, di spesa energetica aggiuntiva, che può influenzare in maniera anche importante i sistemi che governano quello che si chiama l'omeostasi, cioè l'equilibrio di tutti i nostri sistemi per la vita di relazione ed eventualmente anche nella vita sportiva, di attività energetica. E i sistemi primi ad essere coinvolti sono il sistema nervoso centrale, il sistema endocrino e quello immunitario. Questi sono tre importanti controllori della nostra quotidianità e di tutte le nostre funzioni organiche, con tutte le conseguenze del caso. Fra le risposte fisiche, ovviamente la principale, visto che noi siamo in una situazione di lotta o di fuga, o comunque stiamo lottando contro un problema nuovo che fino a ieri non c'era, l'asse ipotalamo-ipofisi, ghiandole surrenali, che sono quelle che producono gli steroidi surrenali, cioè gli ormoni che abitualmente vengono chiamati ormoni da stress, viene pesantemente sollecitato. E come si può vedere nell'immagine, l'asse ipotalamo, che risponde a stimoli prevalentemente cognitivi, ma non solo, perché l'ipotalamo è sì in parte collegato con la corteccia anche cerebrale, ma è un centro, il principale centro del sistema nervoso vegetativo, passando per l'ipofisi e tutti gli ormoni dell'ipofisi, arriva in questo caso alla corteccia surrenale, facendo produrre il cortisolo e gli ormoni, appunto, i glucocorticoidi da stress, in parallelo, vediamo di qua, col sistema nervoso simpatico. Ci sono poi delle risposte ovviamente biologiche. Fra le paroline che sono scritte qua sotto, quella che interessa è l'ultima riga, in cui si parla per questo intervento di diminuzione dell'attività del sistema immunitario. Cioè, a fronte di un aumento del metabolismo basale e energetico, della disponibilità energetica a livello di sangue circolante, di aumento di potenza muscolare, eccetera, eccetera, c'è però qualche cosa che invece rischia di andare contro, e in una situazione di stress come quello di cui stiamo parlando, sicuramente mette in atto delle risposte che sono controproducenti. Ora, di solito l'incremento del metabolismo, dicevo, da basale a metabolismo energetico dipende proporzionalmente all'incremento del lavoro, invece in questo caso, se si sovrappone quanto abbiamo detto, tutto si configura come uno spreco energetico, cioè io produco di più, quindi prova tutti i sistemi, enzimi e tutto quanto, proprio in virtù di questa quota aggiuntiva di lavoro che io magari non sento, cioè di cui non mi accorgo, ma che esiste, e che spesso, soprattutto per problemi di natura psichica, prima di tutto impatta contro l'introduzione calorica. In genere si tende a diminuire l'appetito, passa la fame, cioè proprio quando uno è depresso, quando uno è triste o ha addosso qualche cosa, non c'è bisogno di avere uno stress di questo genere, ma l'appetito viene dimenticato, così come la possibilità di alternare un ciclo di lavoro e ristoro in questo caso diminuisce molto, se non addirittura si annulla, in quanto appunto lo stress, quello che so solo io e gli altri non sanno, non mi lascia mai tregua, mentre quindi anche se smetto di lavorare c'è qualcosa che lavora dentro di me e consuma energia. Quindi, come abbiamo detto, esiste anche una diminuzione di attività del sistema immunitario che è condizionata direttamente dalla presenza aumentata in circolo degli ormoni steroidi surrenali, con tutte le conseguenze del caso.
E ora io dico, ci si può accorgere da un punto di vista non psicologico, ma puramente organico, se sta succedendo qualcosa o quando uno ha il dubbio che un ragazzo sia in una situazione di questo genere, invece che domandargli come va o cercare di capire cosa succede, si potrebbe capire in modo da scoprire e prevenire poi? In parte sì, e ci può aiutare in questo compito il cosiddetto sovrallenamento. L'overtraining è una sindrome, quindi è organizzata su moltissimi sintomi che prendono in considerazione tutti i sistemi fisiologici, e questo è anche il motivo per cui l'overtraining ha delle conseguenze di lunga durata, mesi, talvolta anche più di un anno, o anche eterne, si può dire, come anche certe sindrome. Ora, l'overtraining, si dice in due parole, è un'attività fisica di notevole livello che invece di ottenere degli incrementi ottiene dei decrementi di potenza, con tutto un corollario di sintomi che sono di tipo fisiologico, di tipo umorale, circolante, biochimico, ovviamente di tipo psicologico e immunologico. In più, per quel che riguarda la prestazione, in una situazione di overtraining, ma anche in una situazione di stress come quello che stiamo prendendo in considerazione, la prestazione diminuisce. I parametri collegati alla prestazione, come la frequenza cardiaca massime o di soglia, la massima capacità aerobica, cioè la massima capacità di consumare ossigeno e produrre energia, la massima capacità anaerobica, cioè quella di produrre acido lattico e quindi energia senza ossigeno, l'attività dell'enzima CPK, che è quello che mi dice che c'è un catabolismo muscolare, sono tutte influenzate. Le prime due in maniera negativa, le prime quattro, e l'ultima in maniera invece positiva. Noi quindi potremmo controllare le catecolamine urinarie, per esempio, o altri marker del metabolismo ossidativo. E quindi c'è un modo di sapere se uno è sotto stress senza chiederglielo personalmente. E l'ultima cosa che voglio dire è che paradossalmente, non le abbiamo citate finora, ma l'attività fisica viene molto apprezzata in quanto produce delle endorfine. Le endorfine, gli oppiacei endogeni, sono quelli che ci permettono di tirare un po' di più, no? Ma paradossalmente in questo caso, con tutto questo lavoro che abbiamo messo in pista, essendo segrete ancora di più, fra le cose che fanno è che alzano la soglia del dolore. E quindi purtroppo che cosa fanno? Aumentano la tolleranza a una situazione di disturbo grave con le conseguenze possibili. Grazie, ho finito. Grazie davvero a Lucio Ricciardi. Hai fatto un intervento contenuto ma ricchissimo di scienza e di cose che possiamo assolutamente considerare. Allora, abbiamo terminato queste quattro relazioni. Adesso è il momento di alcuni interventi programmati. Il primo a intervenire è Michele Priolo, che vi presento tra breve, mentre si prepara Marco Riva, presidente del CONI Lombardia. Perché parla subito Michele Priolo? Innanzitutto perché è un panatleta e un panatleta past president del club Tiguglio, con cui il club di Pavia è gemellato. E poi si occupa di comunicazione e dà il suo servizio appunto nell'area 4 Lombardia. Quindi diamo la parola a Michele Priolo. Grazie, spero di essere in collegamento. Club di Clavare di Tiguglio. Molte grazie. Innanzitutto grazie dell'invito, che testimonia la stima e la simpatia che lega il club del Tiguglio con il club di Pavia. Vorrei iniziare con una nota umoristica. Quando la dottoressa Bergonzoni citava quelli che sono i sintomi che vengono quando si è sintomi degli abusi, mi ritrovo completamente alla mia età. Parlava di insonnia, di dermatite, di emicrania. Sarà che i vecchi poi diventano giovani, quindi ritrovano gli stessi sintomi, ma le cause sono diverse. E questa è la nota umoristica. Volevo invece parlare un attimo
di che portata è questo fenomeno, perché da ingegnere che ha lavorato un po' tutta la vita in mezzo alle statistiche, probabilmente quelle statistiche sono incomplete, perché sembrerebbe addirittura che il fenomeno sportivo sovrasti altri fenomeni che sono alla base della preparazione dei ragazzi. In base alla mia esperienza, sia professionale che sportiva, io ho fatto tutta la vita quelli che si chiamano sport estremi. Ho fatto l'aeronautica e ho fatto il sommozzatore, soprattutto il sommozzatore sportivo e il sommozzatore fotografico. Sono due sport in cui ci si misura con i propri limiti, non ci si misura con gli altri. E ho contattato nella mia vita decine, se non centinaia, di allenatori e di dirigenti sportivi. Tutti appassionati, non ho mai trovato, ecco, voglio dire, riferimenti a quelle che sono state delle difficoltà dei ragazzi da loro amministrare. Però questi argomenti sono stati trattati. Quindi io sono convinto che lo sport in tutte le sue manifestazioni non sia diverso da altri domini in cui si formano i giovani, quali in primis la scuola, le strutture religiose, le associazioni e le comunità giovanili. Perfino la sanità, vorrei dire, per non parlare di quelle che sono le accademie d'arte, i conservatori di musica, quelli di danza. Mi pare per la danza prima è stato accennato qualche problema. Da panatleta mi preme affermare che se i veri sportivi, detto veri, praticanti, allenatori e genitori, riuscissero a seguire le regole e le dottrine del nostro movimento, che sono basate sulla lealtà, il rispetto e il riconoscimento dei valori, forse non ci troveremmo qui a parlare di abusi o di altre abominevoli molestie, soprattutto dando particolare risalto allo sport, e non dicevo anche quelli che sono gli altri nomi. A mio modo di vedere, la famiglia rimane la sede preferenziale in cui si possono e si devono sviluppare gli strumenti più efficaci di prevenzione e di controllo. Quando parlo di famiglie vorrei dire ai conferenzieri di poco fa che sono state delle magnifiche presentazioni, però sono probabilmente rivolte ad un popolo che ha già studiato, cioè noi ricordiamoci che la maggior parte dei genitori provengono dal popolo e che spesso i ragazzi, se seguiti da piccoli, vengono un po' seguiti come lo sport viene seguito come possibile poi sviluppo per la vita professionale di questi ragazzi. Ci sono troppe testimonianze di genitori che servono i figli da piccoli e poi li abbandonano perché i ragazzi non hanno conseguito dei successi nel campo sportivo. Sono i genitori che devono educare i giovani e devono seguirli nel loro percorso sportivo, anche se questo non è costellato da vittorie o da successi. Il genitore va visto come un consigliere e non sostituto dell'allenatore e del preparatore, come purtroppo ci dicono spesso le cronache. Ci troviamo di fronte a gente in cui i genitori litigano fra di loro, perché mentre i piccoli calciatori giocano e veramente applicano dello sport, sono i genitori che litigano fra di loro. Si deve creare una simbiosi tra genitori, maestri, allenatori, sia nella scuola che nelle associazioni giovanili e soprattutto nella pratica sportiva. Io sono convinto che la denuncia e il ricorso a pratiche legali dovrebbe essere un atto estremo e tra l'altro immediato, non appena si conosce l'episodio, anche perché deve servire come monito per chi si comporta male e non, come sentiamo spesso, con anni o lustri di ritardo. Questo lo vediamo specialmente nell'arte, purtroppo lo vediamo nel cinema. Tesi alla propaganda o ricatto. Sapete come ultimamente sono stati messi alla berlina dei direttori d'orchestra, uno c'è anche morto, Rivain, pochi giorni fa, grandi baritoni, grandi tenori, sono stati messi dopo 30 anni. Termino dicendo che dobbiamo anche evitare che la diffusione dello strumento legale possa essere usato come rivalsa nei confronti di allenatori e giudici che privilegiano nelle classifiche altri praticanti. Ci dobbiamo evitare che un certo punto cioè, non mi ha messo nella squadra A, non mi ha fatto partecipare a questo e io lo rinuncio. Questo è quanto come panatleta mi sento di dire in questa bellissima occasione. Grazie.
Grazie a Michele Priolo. Ricambiamo i saluti al Club Gemellato di Chiavari, il Club Panathon Club Tiguglio. La parola adesso a Marco Riva, giovane panatleta, già vicepresidente del Panathlon Club di Como. Adesso sta dando il suo prezioso servizio, le sue energie come presidente del Comitato Regionale del CONI, un grande impegno. Si prepara dopo Michele Trivi, il nostro assessore allo sport del Comune Pavia. La parola a Marco Riva, che poi lasceremo libero, e grazie. No, grazie, grazie a voi, grazie a te, grazie a voi, grazie. Grazie Marisa, grazie Angelo, grazie a tutti voi. Per me è sempre stare in famiglia, insomma, quando si è col Panathlon, come sapete, quindi è bello per me poter essere presente anche a questo appuntamento, che, a cui tra l'altro ho partecipato con particolare attenzione, perché chiaramente il tema è molto delicato. Come diceva il presidente Pier Zappelli, è di assoluta attualità, e quindi sono stato all'ascolto. E tutte le relazioni sono state molto, davvero molto interessanti. Mi sono preso anche parecchi appunti. Vi porto chiaramente anche i saluti del vostro delegato, Coni Pavia, che è Luciano Cremonesi, che so che ha parlato appunto con qualcuno di voi, non è potuto essere presente oggi. Ci sono io, quindi porto io in questo caso i suoi saluti sul territorio, ovviamente, che è stato nominato Luciano tre settimane fa, quindi è il delegato del CONI Lombardia, confermato sulla provincia di Pavia. Allora, temi molto, molto delicati, abbiamo detto. Abbiamo parlato di fattori di rischio, abbiamo parlato di omertà. Io cerco di vedere, diciamo, quello che può essere il futuro, parlando di questo fare rete, perché questa è una delle soluzioni. E parlavamo poi prima anche di formazione, fare rete, informare, non lasciare soli, non lasciamo soli quelli che sono tutte le componenti del nostro mondo sportivo, perché devono sentirsi supportate, perché a volte quello che poi avviene, questa omertà, è dovuta chiaramente alla paura e magari il pensare che il nostro mondo non sia magari pronto a determinate denunce. No, lo è pronto, perché dobbiamo essere pronti, dobbiamo fare rete. Sicuramente da parte della nostra istituzione, come da parte del Panathlon, c'è la massima volontà e attenzione chiaramente a questi temi, massima capacità, diciamo, di ascolto, volontà di ascolto. Gian Andrea faceva tra l'altro riferimento prima ad alcune misure che comunque sono adottate dal mondo sportivo in ambito nazionale ed internazionale. Forse una delle modalità, proprio quella, giustamente diceva Gian Andrea, di comunicare quello che esiste. Tutte le cose sono migliorabili, quindi sicuramente anche noi dobbiamo fare in modo di essere il più vicino possibile e far capire anche che siamo vicini a questi tipi di tematiche. E chiaramente c'è la nostra volontà, mia personale come presidente del CONI Lombardia, ma da parte, faccio anche un po' rappresentante del Panathlon stesso a livello della provincia di Como. Sono vicepresidente a Como e, come dicevo inizialmente, faccio parte della famiglia Panathlon con orgoglio e sono molto contento di poter portare i valori legati all'olimpismo, i valori legati al Panathlon dove posso, e cerco di sempre di partecipare e di diffonderli il più possibile. Siamo vicini a voi, sono vicino a voi, siamo vicini a voi per ogni tipo di necessità, e anche su questi temi ulteriori approfondimenti saranno probabilmente necessari. Io ringrazio chiaramente tutti i relatori, ma gli organizzatori, tutti coloro che sono intervenuti, il presidente Pier Zappelli. Speriamo di vederci anche dal vivo, è un momento sicuramente particolare dove dobbiamo tenere un po' duro, dove dobbiamo vediamo che questo diciamo processo legato anche al piano di vaccinazione che sta procedendo
probabilmente ci potrà consentire, andando avanti, ulteriori riaperture. E speriamo veramente, appunto, di vederci dal vivo. Io dico, l'ho detto spesso anche in qualche dichiarazione sui giornali, insomma, le tre parole chiave che valgono qui, che valgono dappertutto, sono quelle legate al coraggio che ci vuole in questi momenti, alla competenza, ed eventi come questo aumentano la competenza, aumentano l'informazione, fanno formazione. Quindi è importante questo. E poi il terzo elemento che ci raduna un po' tutti che siamo qui oggi è quello della passione, che la passione per il mondo dello sport a cui vogliamo talmente bene, ricordando poi la carta olimpica, rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport. E allora attraverso i valori dello sport, attraverso lo sport, rendiamo questo mondo un posto migliore. Questo è il mio augurio anche per il futuro, e buona continuazione a tutti. Chiaramente speriamo davvero di vederci anche dal vivo presto. Davvero grazie Marco Riva, il nostro giovane ma grande presidente del Comitato Regionale del CONI della Lombardia. Auguri davvero per tutti i tuoi impegni e dei servizi così, e dei valori che ci hai ricordato, hai fatto molto bene. Allora adesso la parola all'assessore Pietro Trivi, tralasciamo i titoli, avvocato e tutto il resto, tralasciamo le altre deleghe che il Comune di Pavia ti ha dato. Sei qui come amico e come assessore allo sport. Se hai anche delle domande, dei suggerimenti su come applicare nel nostro territorio queste cose, lodevolmente vi anticipo che l'assessore Pietro Trivi sta per avviare il tavolo dello sport del Comune di Pavia, un'iniziativa lodevole, e sicuramente come patron, come federazioni sportive, come ente di promozione dello sport, porteremo dei contenuti. Quindi siamo particolarmente lieti della tua presenza anche oggi. Se hai delle domande, sappiamo che assolutamente sei competente anche nell'interrogarci. Invito dopo Lucio Aricò, che è socio del Padron, a prepararsi, perché sarà lui il prossimo a intervenire. Allora la parola all'assessore allo sport Pietro Trivi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto permettetemi una battuta: come chi è collegato sin dall'inizio avrà visto che ho cambiato prontamente lo sfondo, perché ho sentito le relazioni degli invitati, degli ospiti, tutte interessantissime, e ho visto che avevano una biblioteca reale, la mia era solo virtuale, quindi mi sono sentito un po' in difficoltà. Allora l'ho cambiato, ho messo quella che di solito è lo sfondo che mi accompagna in queste occasioni, che purtroppo speriamo, come diceva prima il presidente regionale del CONI, speriamo che diventino sempre meno frequenti, perché io credo che un convegno, un incontro come quello di oggi, un tema come quello di oggi, se fosse stato trattato, se avessimo potuto trattarlo in presenza, avrebbe coinvolto tanto più di quello che sta coinvolgendo anche comunque in questa sede, perché prima scorrevo le pagine dello schermo e vedo che siamo ancora collegati in tantissimi. È un tema importante, un tema di cui si parla poco, ed è un tema di cui si parla soltanto quando scoppia uno scandalo. Ho segnato anch'io, mi sono preso degli appunti, no, dei vari relatori, quando si parlava appunto di che ha fatto un elenco degli eventi, di questi eventi che sono accaduti nel corso degli anni nelle diverse discipline sportive, si faceva riferimento anche a quanto apparso sui giornali. In questo caso la notizia fa scandalo, e fa scandalo la notizia quando si parla di molestie intese come stupro, cioè quando accadono queste cose, queste fanno notizia, ma devono far notizia anche tutti gli altri casi di molestie, quelli che sono stati elencati dai relatori che sono intervenuti, perché la molestia è anche costringere effettivamente un atleta a sottoporsi a delle diete ferre, la molestia è anche quella magari di denigrare un atleta, di denigrarne i risultati e di confrontarli, magari metterlo a confronto con qualcuno che ha maggior talento, maggiori doti e che raggiunge dei risultati migliori. In questo modo viene denigrata la persona, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista sportivo. Come dicevo prima, io ho ascoltato tutte le relazioni, sono state tutte molto interessanti. Per affinità culturale credo che, tu dicevi prima Gian Andrea, lo hai detto tu, quindi lo posso dire anch'io, sono avvocato, quindi quando si parla di diritto
quindi ho ascoltato con molta attenzione e ho alcune considerazioni da fare sul primo intervento, quello della dottoressa Betti, sulla sua tesi di laurea, che mi pare che tratti l'argomento delle molestie in ambito è una tesi, no? Non ho capito male, proprio una tesi di laurea, quella sulle molestie in ambito sportivo, ma anche tutte le altre sono state molto, molto interessanti e veramente come presidente regionale del CONI ho preso appunti. Mentre ascoltavo mi veniva in mente una cosa, poi torno alla questione a parlare di quello che ci ha riferito la dottoressa Betti. Si è parlato dei ragazzi, si è parlato dei genitori, poi alla fine, e io mi prendevo appunti e dicevo vabbè, non si è mai parlato dei formatori, degli allenatori, però poi alla fine qualche spunto è stato dato. E mi è venuto in mente un episodio di quando ero un ragazzino io, ho avuto un'esperienza, ho visto in alcune società sportive si affidavano ad allenatori che non avevano fatto, non è una formazione, si affidavano ad allenatori che venivano presi perché si diceva avessero passione per quel tipo di disciplina sportiva. Io spero di non scandalizzare nessuno, ovviamente non è un discorso mio generale, perché ovviamente la maggior parte degli allenatori e delle società sportive che ho avuto occasione io di incontrare in questi due anni di mandato, anzi non dico la maggior parte, ma tutte le società sportive, veramente, le società sportive, i dirigenti, i tecnici delle società sportive con i quali mi sono confrontato, sono tutte persone molto serie e molto appassionate e competenti di sport. Però mi è capitato di vedere, io non sono originario di Pavia, mi sono trasferito a Pavia nel 97, vengo da un paese della Lomellina, dove magari lì non c'è la possibilità di le società sportive non hanno la possibilità di affidarsi ad allenatori formati ed esperti. Allora si prende la persona che si offre di stare insieme ai bambini, di far giocare i bambini, di allenare i bambini. E mi è capitato purtroppo, ma mi è venuto in mente, mi è venuto un attimo anche un po' di un brivido lungo la schiena, perché veramente ho assistito a degli episodi che ripensandoci oggi, ascoltando le vostre relazioni, e dico, beh, quali erano segnali? Perché io dico, ma mi domando adesso che sono adulto, allora ero un ragazzino, e io mi domandavo, ma perché un allenatore ha la necessità di continuare a mettere le mani addosso a un bambino? Perché un allenatore deve continuare, deve dirvarsi la pacca sul fondo schiena, mettere le mani sulle spalle, accarezzare un bambino? L'allenatore deve fare l'allenatore, poi deve incoraggiare un bambino, ma ci sono un ragazzino, un atleta, ma ci sono mille modi per incoraggiare un atleta, che non quello di mettergli le mani addosso, che non quello di toccarlo, che non quello di abbracciarlo. Io mi ricordo, scusatemi, adesso che ripercorro quello che mi è accaduto, quello che ho vissuto, mi infervono un po', perché veramente nessuno è mai intervenuto, perché in quel caso lì c'era la necessità di avere qualcuno che facesse giocare, che desse delle indicazioni, delle cognizioni tecniche, che poi alla fine non erano cognizioni tecniche, perché non erano allenatori formati. Queste erano persone che avevano la necessità di stare in mezzo ai bambini e di approfittare della disponibilità dei bambini, dell'immaturità dei bambini, di chi non capiva che quei gesti lì nascondevano in realtà qualcosa che andava al di là dell'affetto, del gesto affettuoso. E in quel caso lì io dicevo, ma perché i genitori, adesso dico, ma perché i genitori? Perché è vero che i bambini danno dei segnali e bisogna educare e bisogna interpretare i segnali dei bambini, ma spesso secondo me bisognerebbe individuare anche negli genitori, intervenire nei confronti dei genitori, perché non è che il genitore può sopportare la pacca sul fondo schiena perché il figlio diventerà un campione, perché questo qui che è un allenatore che non è formato, che non ha le capacità, che non ha neanche le capacità di verificare se c'è del talento in una persona, perché alcune persone stanno in quegli ambienti soltanto perché sono ambienti dove trovano quello che loro fa piacere e che distrugge un bambino, distrugge un ragazzo. E i genitori, secondo me, io lo dico sempre, ma veramente, ma lo dico qua nello sport, ma lo dico anche, l'ho detto alle mie figlie nella scuola, intervengo, non faccio finta di niente, voglio intervenire, se noto qualcosa di strano, se noto qualcosa che non ha nulla a che fare con quello per il quale voi siete stati affidati ad un educatore, torno un attimo sul discorso appunto della dottoressa, di quello che diceva la dottoressa Betti. Siete stati affidati ad un educatore. Se io vedo che questo non si comporta da educatore, ma capisco, intuisco, io devo intervenire. E a volte invece i genitori, sicuramente in buona fede, sperando di, guarda, lo lascio lì in questa società
perché lì viene, da qui vedo che diventerà un futuro campione di calcio, basket, tennis e queste cose. No, i genitori invece devono intervenire, devono avere il coraggio di denunciare, devono avere il coraggio di intervenire, devono avere il coraggio di prendere il bambino e toglierlo dalle mani delle persone che non hanno nessun tipo di formazione, se non quella deviata, deviata di stare in mezzo a questi ambienti dove trovano la loro, il loro ambiente naturale. Io non sono un medico, non sono psicologo, non sono uno psichiatra, sono una formazione giuridica, però queste sono cose che mi sono venute in mente ascoltando gli interventi e ricordando quello che accadeva. Oggi c'è la possibilità da parte delle società sportive di attingere invece da personale qualificato, personale che frequenta i corsi. Fortunatamente ci sono dei corsi di formazione per gli allenatori e lì ci si accorge, secondo me lì ci si accorge se uno lo fa perché ci tiene, perché ha competenza, perché ha passione. Noi oggi è sabato pomeriggio, è vero che siamo in zona arancione, non possiamo andare a prendere il caffè, ma siamo qui dalle 3, dalle 2 e mezza e siamo in 200 che stiamo parlando di questo argomento. E io vi garantisco, ma non perché siamo amici e con voi ormai ci vediamo, l'avete detto all'inizio, ci vediamo spesso, ma è un argomento tra i più interessanti che io abbia potuto ascoltare nel corso di questi 2 anni di mandato. E siamo qui in 200 collegati tutti. Io un po' ho spento il video perché lo dico sotto voce, ho fatto qualche tiro di toscano perché non volevo farmi vedere, siete tutti sportivi, però voglio dire, siamo qui tutti attenti a quello che è stato detto, abbiamo imparato tantissimo. E come dicevi tu Gian Andrea, il futuro, costituendo tavolo dello sport, io credo che uno degli argomenti che dovremmo affrontare e che dovremmo sviscerare è proprio questo, cioè quello di aiutare, di verificare, di controllare attraverso i dirigenti sportivi quello che avviene nelle società sportive affiliate alle varie discipline. Bisognerebbe fare dei controlli a sorpresa, delle verifiche a sorpresa, presentarsi ai campi e quando si vedono degli atteggiamenti un po' strani da parte di chi sta con i bambini, di chi sta con i ragazzini, intervenire. Perché noi abbiamo l'autorevolezza, noi, dico noi, mi metto anch'io insieme a voi presidenti e dirigenti e tecnici, noi abbiamo l'autorevolezza per farlo, non abbiamo paura, non abbiamo nessun timore, non abbiamo nessun timore di denunciare. Troppo spesso, purtroppo, non solo nello sport, qui stiamo parlando di sport, troppo spesso le persone hanno il timore di denunciare determinate situazioni perché dicono se poi magari non è vero, se poi non è così, se poi mi sbaglio, che conseguenze posso avere? Noi invece facciamolo, noi lo possiamo fare tranquillamente, non abbiamo nessun problema a farlo. Se c'è una situazione ambigua che non ci piace, noi che conosciamo, voi che conoscete i tecnici, conoscete chi ha fatto la formazione, è giusto che qualcuno diceva prima, bisognerebbe fare una specie di patentino. Cioè il tecnico deve avere un patentino, se tu mi vieni a insegnare lo sport, mi devi insegnarmi qualcosa di valori, che sono i valori che comuni a tutte le discipline sportive, ma anche competenze, devi avere la tecnica, devi insegnarmi la tecnica, ma se non mi insegni la tecnica, se tu non sei lì per altri motivi che non sto a ripetere, me ne accorgo e noi dobbiamo intervenire. In luogo dei genitori, perché a volte magari i genitori, ripeto, hanno paura, hanno timore, non sanno quali possono essere le conseguenze. Noi interveniamo, dobbiamo intervenire. Non voglio dilungarmi, voglio soltanto, vi ho segnato la maggior parte delle cose che mi sono segnato, ovviamente riguardano, come dicevo prima, la relazione della dottoressa Betti, alla quale faccio i complimenti perché è una tesi importante. Si rischia, per chi come me, per fortuna, non ha molta dimestichezza con questi argomenti, se non quando appunto li apprendo attraverso la lettura dei giornali, si rischia di dire delle cose, di cadere in luoghi comuni oppure dire delle eresie, no? Per questo io non voglio addentrarmi, però sugli argomenti sui quali come giurista posso dire la mia, la voglio dire. Sono d'accordo con la dottoressa Betti, alla quale rinnovo i complimenti. Intanto oggi è più facile, i social media sicuramente rappresentano uno strumento molto importante di adescamento, no? Un atteggiamento di un allenatore che chiama a casa, ti manda il messaggino la sera prima di andare a dormire, come stai. Ecco, i genitori, per esempio, che si accorgono di queste cose devono intervenire. Tu non puoi fare all'allenatore se il ragazzino di 8, 9, 10 anni dorme bene o dorme, cioè non interessa molto, non credo che interessi molto svegliare, mandare un messaggino la notte all'allievo, al giocatore per chiedere come sta. Questo avviene nel mondo dello sport, avviene nel mondo della scuola. Mi è capitato di assistere nei procedimenti penali genitori, cioè ragazzini che erano stati adescati da bidelli che la sera mandavano il messaggino a casa all'alunno per chiedere se aveva fatto i compiti. Ma voglio dire, c'è qualcosa di strano, sono anche questi segnali,
Sono questi anche i segnali che bisogna, di cui bisogna tenere conto. La tolleranza, diciamo, questa è l'altra cosa, ecco, la giustizia sportiva e la giustizia in generale. La dottoressa Betti, dico, io credo che nel nostro ordinamento giuridico già ci siano gli strumenti per punire severamente queste cose. Poi benvenga l'introduzione di nuove figure di reato. Ci sono, tutti i giorni vengono introdotte nuove figure di reato. Tutti i giorni ci sono dei comportamenti che non trovano una piena disciplina, Cinzia lo sa benissimo, che trovano, non hanno disciplina puntuale e compiuta nella normativa vigente. Allora introduciamo figure di reato, ma già adesso ci sono gli strumenti per intervenire. Perché ci sono già le aggravanti adesso dell'abuso delle prestazioni d'opera, l'abuso di relazione, no? E quindi nulla vieta di applicare queste aggravanti, di prevedere delle pene molto più gravi per chi abusa di una situazione, di un abuso di queste relazioni, del campo da gioco, delle trasferte con i mezzi per andare a giocare le partite. E queste sono tutte situazioni delle quali, quando emergono fatti particolari legati a queste situazioni, qui bisogna essere molto, molto severi in questo caso. Bisogna dare dei segnali che l'ambiente dello sport è un ambiente pulito, di cui operano persone competenti, professionali, che ci mettono la passione, ci rimettono anche del loro economicamente, lo sappiamo tutti, perché il mondo dello sport, soprattutto in questo periodo, io sento tante società sportive che si reggono in questo momento soltanto grazie alla passione delle persone che ci lavorano, no? Quindi ci rimettono, è fatta di persone serie il mondo dello sport. Ci sono delle mele marce, le mele marce vanno sanzionate, vanno punite severamente. Ci sono gli strumenti, introduciamone degli altri. È giusto che ci siano delle linee guida, è giusto che ci si interroghi, è giusto che si facciano degli approfondimenti, delle riflessioni su questo argomento. Perché il mondo dello sport deve rimanere pulito. Adesso uno sport deve essere un mondo di valori, un mondo in cui c'è la competizione. Io non ho vergogna di dirlo, nello sport bisogna mirare anche a vincere, insomma, voglio dire, non è che noi diciamo l'importante è partecipare, ma se si vince è anche una soddisfazione per chi gareggia e per chi allena in modo serio. Ecco, questo era lo spunto che mi è venuto ascoltando le relazioni molto interessanti di tutti quelli che sono intervenuti. L'impegno, Gian Andrea, e ve lo dico anche alla professoressa Arpesella, a tutti i panatleti che conosco ormai, perché ci conosciamo, ci vediamo spesso, sapete, poi siamo al mio telefono, ce l'avete tutti, no? Quindi ci parliamo spesso, confrontiamoci su questi argomenti. Uno degli argomenti del tavolo dello sport potrebbe essere proprio questo: dare una mano ed intervenire laddove riscontriamo una carenza da parte di chi dovrebbe invece intervenire nel ruolo di genitore. Non sto accusando nessuno, ripeto, ci sono tanti motivi per cui un genitore può decidere di far finta di soprassedere. Non va bene, bisogna intervenire. Io mi impegnerò anche in questa direzione, sollecitando maggiori controlli, e controlli soprattutto fatti a sorpresa, un po' come l'antidoping. Ecco, si parlava di una, se non ho capito male, no? Di una procura, di una... Facciamo una specie, la dottoressa Betti, facciamo una specie di procura, anche di, si crea una procura, una sezione specializzata in questo tipo di... Bene, fermiamoci qua, perché hai dato veramente tanta energia, tanta carica, riusciamo a fare qualcosa su Pavia, già saremo felicissimi. Grazie davvero all'assessore Pietro Trivi. Riusciremo a fare qualcosa, grazie a voi per l'invito di nuovo. Bene, chiederei adesso al nostro governatore dell'area 2 Lombardia, a Attilio Belloli, di portare il suo saluto, le sue considerazioni e così via. Quindi parliamo dell'area 2, di chi ci rappresenta, la parola ad Attilio Belloli. Grazie. Grazie a te Gian Andrea, grazie a tutti voi e complimenti vivissimi davvero per questo convegno interessantissimo. Ci sono 200 persone che sono collegate sin dall'inizio, vedo che anche adesso i numeri sono importantissimi, sono rimasti sostanzialmente costanti nonostante si sia da più di 2 ore e mezzo in collegamento. Ecco, giusto per questo evito di dire certe cose che volevo dire, perché credo di non dover dare un mio contributo solo di meri saluti e opportunità, e invece credo di dover dare un piccolo contributo a snellire e a dare la possibilità alle tante persone che sono in collegamento appunto di fare domande magari tecniche o quello che hanno suscitato come interesse i relatori. Veramente interessante, è comunque un argomento di assoluto interesse, e questa è semplicemente una dimostrazione.
è un argomento su cui credo che il Panathlon, che ha statutariamente l'impegno della cultura sportiva, debba e possa fare molto. Io mi permetto di chiedere al presidente Zappelli, al presidente Costa, allo stesso Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, un'apertura per l'area 2 Lombardia, quantomeno comuni con una disponibilità assoluta nostra a lavorare su questo argomento, magari sviluppando o una bozza di progetto o di progetto per appunto approfondire, ma soprattutto creare i presupposti per dare strumenti alle associazioni sportive e al mondo dello sport in generale, ugualmente per preparare magari una carta. Il Panathlon ha preparato quella bellissima carta dei doveri dei genitori nello sport e tanti club lavorano su quella carta. C'è, credo, collegato il past president Santini, che ha tanti meriti nello sviluppo di quella carta. Ulteriormente si fa portavoce delle carte del fair play, dei diritti dei ragazzi nello sport. Ecco, dare un decalogo, predisporre un decalogo con delle linee guida chiare, con delle dichiarazioni, degli intenti, delle regole sostanzialmente, potrebbe facilitare chiunque, in primis le associazioni sportive. È giusto che le associazioni sportive sappiano e veicolino e tengano davanti agli occhi con una carta quelle che sono le regole principali e il come comportarsi e cosa chiedere ai propri allenatori, ai propri dirigenti di fare rispetto ai ragazzi che hanno che devono gestire, che devono allenare e comunque gestire e curarne la crescita umana. Ora, detto questo, e sperando di trovare disponibilità da parte delle istituzioni panatletiche, io volevo chiedere alla dottoressa Betti, a cui ovviamente non posso che fare grandissimi complimenti per l'abstract che ho letto. Non ho avuto piacere di leggere la tesi, ma l'abstract è davvero ben fatto e suscita tante domande. Comunque il suo intervento poi è stato ancora più completo. Volevo chiedere se ci sa dire a quale pena vengono condannate le persone che sono imputate di questi fatti. Sappiamo che ci sono nel codice sostanzialmente delle importanti aggravanti e ci sono dei fatti gravi, dei casi gravi e dei casi di minori gravità. Ecco, volevo capire qual è la pena che rischia e qual è la pena che poi effettivamente viene comminata dai tribunali italiani per fatti di questa specie. Grazie. Grazie davvero al nostro governatore dell'area 2, all'avvocato Attilio Belloli, siamo ricchi di avvocati qui questa sera. Sicuramente grazie per la tua disponibilità e faremo rete ancora di più tra tutti i club della Lombardia anche su questi temi, che può diventare uno dei pilastri, come abbiamo il fair play, come abbiamo la lotta al doping, come abbiamo lo sport per tutti inteso anche con le persone disabili. Un quarto pilastro può diventare sicuramente questo che è il safeguarding policy, questa modalità di prevenire questi episodi di violenze o di forzature verso i minori. Chiederei adesso a Lucio Aricò, socio del Panathlon Club di Pavia, brillante relatore in alcuni webinar panatletici che ci sono stati in quest'anno di pandemia, e che Lucio Aricò ha dato spesso il suo servizio per tanti anni all'interno del Distretto Italia. Prego Lucio, puoi prendere la parola. Lucio Aricò. Non chiedo alla regia se riesce a parlare adesso. Non lo sento. Ecco, no. Eccolo, bravissimo. Scusaci Lucio per il ritardo. Dovresti mettere il microfono. Perfetto. Il microfono c'è. Riuscite a sentire? Forte e chiaro, con un po' di eco però. C'è un po' di eco. Forse hai smartphone e PC, dovresti uccidere uno dei due.
Io direi che possiamo far parlare Francesca, che deve rispondere alla domanda di Belloli. Va bene. Ma mi... no. Lucio, ci sei? Io ci sono. Va bene, allora prova a riprendere la parola. Le vibrazioni sono sparite. Posso parlare liberamente, quindi? Sì, certo. Inizio dicendo che saluto solo quattro persone col nome, cioè saluto Zappelli, Costa, Belloli, Marisa Arpesella, ma tutti voi anche. Il mio intervento lo faccio nella mia veste di docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI e quindi sono particolarmente lieto che sia anche presente il mio presidente Marco Riva. Quando organizziamo i corsi per dirigenti sportivi, andiamo proprio ad illustrare ai dirigenti quali sono anche, oltre che i compiti di natura sportiva, anche i compiti di natura civilistica, penale, di prevenzione, eccetera. Esiste per esempio un avvertimento dell'attività in vigilando, che è quello di controllare le visite mediche che siano state eseguite per gli atleti. Ma attenzione, ci siamo resi conto che la maggior parte dei dirigenti sportivi non ha cancellato, ignora proprio il decreto legge 39 del 2014, dove l'articolo 25 bis si dice che se esiste un'attività di volontariato la quale intende impiegare soggetti che svolgono attività a contatto con minori, deve richiedere a questi soggetti un certificato penale che dimostri che non sono mai stati condannati in violazione degli articoli 600 bis e seguenti, che in parole povere significano pedofilia, eccetera. Sono veramente dispiaciuto che su segnalazione da parte di alcuni soggetti il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare, questa proprio conosciuta da pochissimi, che dice che se il volontario ha un contratto remunerato deve produrre il certificato che non è un pedofilo e non è mai stato condannato a questo titolo. Se invece è un volontario che non viene pagato, allora non è necessario questo. Questo è un assurdo e bisogna impegnarci tutti perché venga reinterpretata la norma, non fa questa divisione. E quindi è già previsto che anche per le associazioni sportive dilettantistiche, per le società sportive, eccetera, ci sia questo adempimento. Devono richiederlo a tutti coloro che vengono a contatto con i minori. Ed è una battaglia che non viene combattuta perché viene sconosciuta a monte la norma e poi non viene conosciuta la circolare applicativa che riduce incredibilmente il campo di applicazione. E quindi questa è una cosa strana. Cito altri tre punti però che riguardano non solo le molestie e gli abusi, ma anche la sicurezza. Attenzione. Noi vuol dire noi docenti della Scuola dello Sport, ci stiamo battendo da anni perché l'incarico che viene dato ad allenatori del settore giovanile non sia mai un incarico per un solo anno. Perché? Perché gli allenatori non devono avere la pressione di dover ottenere dei risultati in quell'anno. Devono avere degli incarichi pluriennali, 3, 4, 5 anni. Assolutamente non bisogna dargli obiettivi di risultato e di classifica, perché sennò quelli fanno giocare soltanto gli atleti migliori e lasciano in panchina tutti gli altri, perché se hanno degli obiettivi da raggiungere, evidentemente penalizzano i più giovani. E attenzione, senza premi in denaro per i risultati ottenuti. Ecco, questa filosofia sugli allenatori delle giovanili viene diffusa poco, troppo poco, mentre la filosofia dovrebbe essere quella che i dirigenti sappiano distinguere quelli che sono i dux, gli allenatori della prima squadra, che hanno come obbligo quello di tentare sempre con i loro atleti la vittoria, ma non certo i formatori e gli allenatori delle giovanili. Secondo esempio,
questa è una culpa in eligendo, cioè la nomina di soggetti che non sono idonei. Tante volte si offrono genitori o anche accompagnatori vari di seguire le squadre giovanili, di portarli in trasferta. Sapete che è già successo più di un caso di accompagnatori che hanno avuto incidenti con le macchine, con le loro autovetture, dove portavano il figlio, ma anche altri ragazzini, altri componenti dell'equipa sportiva. Perché? Perché erano dediti all'alcol, perché si drogavano, perché non rispettavano le leggi del codice della strada. E quindi un dirigente sportivo, attenzione, a questa culpa in eligendo si affida i suoi giovani atleti a soggetti che hanno queste caratteristiche purtroppo negative. Attenzione che c'è anche proprio un'altra culpa in vigilando che riguarda i dirigenti, e quindi questa riguarda la sicurezza. Devono stare attenti che i mezzi di trasporto, a volte intestati anche alle società stesse, i pulmini, eccetera, abbiano fatto la revisione, siano in regola, non abbiano le gomme lisce, eccetera. Attenzione, perché? Perché oggi l'argomento riguarda soltanto le persone, i giovani, e si sta parlando di situazioni che riguardano gli aspetti evidentemente di abusi su queste persone. Ma guardate che se questi giovani hanno dei traumi perché sono trasportati con mezzi che sono inidonei o da dirigenti accompagnatori anche loro inidonei, anche questa è una violenza che subiscono. Ci sono giovani che non sanno evidentemente che rischi stanno correndo, non lo sa neanche la famiglia, li affida e la responsabilità diventa dei dirigenti della società. Poi volevo dire una cosa forse un po' cattiva. Sapete che i dirigenti meno preparati sono proprio i presidenti delle società, perché la maggior parte dei dirigenti che fanno parte della governance della società, che non diventano mai presidenti, ma che da anni danno il loro volontariato, eccetera, conoscono evidentemente quello sport praticato, conoscono quelle che sono le regole, i comportamenti, conoscono molte volte anche la psicologia dei ragazzi. I presidenti sono a volte catapultati al vertice di associazioni sportive senza arte né parte, eppure hanno un potere notevole. Sono loro che tagliano gli allenatori, sono loro che dicono al medico sociale: ma è meglio che facciamo giocare il tale anche se è un po' zoppicante, perché la partita la dobbiamo vincere. Questo deve essere il messaggio che il Panathlon porta avanti sulla eticità anche di questi comportamenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, davvero grazie a Lucia Ricoccia, hai portato davanti agli occhi tanti casi concreti che abbiamo vissuto e temi assolutamente concreti, ne faremo sicuramente tesoro. Allora, adesso abbiamo da dare alcune risposte alla nostra dottoressa Francesca, che dovrà dare alcune risposte, e poi abbiamo Giorgio Costa come presidente del nostro Distretto Italia, che può in qualche maniera dare così la chiusura e dare il taglio e i compiti anche che noi club Panathlon italiani possiamo portare avanti. Vediamo se è ancora in linea Francesca Betti. Francesca, hai sentito le domande dell'assessore Trivi? Sì, allora, eccomi. Allora, ho cercato di segnarmi un attimino, sono state dette molte cose. Dunque, ma partendo dall'assessore Trivi, partendo dall'avvocato Trivi, direi sì, che ci si può anche collegare poi alla domanda dell'avvocato Belloli, nel senso... L'avvocato Trivi faceva riferimento al fatto che gli strumenti giuridici ci sono, ed è vero nell'ordinamento, soprattutto nell'ordinamento penale, perché qui stiamo parlando di reati, almeno una volta che si è superata una determinata soglia, che è quella poi quantomeno del contatto fisico.
E quindi a livello penale gli strumenti ci sono, le pene previste sono quelle di cui agli articoli 609 bis e seguenti, tra l'altro innalzate grazie al codice rosso, l'ultima riforma del 2019, per cui per la violenza sessuale parliamo di da 6 a 12 anni di reclusione e lo stesso per la fattispecie di atti sessuali con minorenne, tranne l'eccezione di cui al secondo comma del 609 quater relativa al minore che abbia compiuto i 16 anni di età, che prevede una pena più lieve, mi pare da 3 ai 6 anni, poi esiste l'attenuante del fatto di minor gravità, quindi direi a livello penalistico non ci sono grossi problemi, gli strumenti appunto ci sono, il problema è a livello disciplinare sportivo, come avevo già annunciato, perché appunto mancando una la tipizzazione delle fattispecie e non essendoci appunto nessuna norma che le colpisce in maniera specifica, diventa anche impossibile poi graduare la risposta sanzionatoria. E di fatto ho potuto riscontrare nella pratica, quando è stata comminata una sanzione a livello sportivo, quella è stata la sanzione della radiazione, che è la sanzione più grave, o comunque sanzioni analoghe, magari l'interdizione per un tot di anni che poi non viene, insomma, a quella quale poi non segue la riabilitazione a seconda della normativa delle diverse federazioni. Però ovviamente in quei casi la sanzione era corretta, anche perché si trattava di casi eclatanti, e questo perché quello che nella pratica succede è che in casi di minore gravità sostanzialmente passano in sordina, non vengono puniti e quindi contribuiscono a creare quell'ambiente favorevole all'abuso. Quelli magari eclatanti sì, e con la sanzione della radiazione. E tra l'altro questo è anche un rischio, perché prevedere solo una sanzione così grave comporta poi che agli autori degli abusi fondamentalmente convenga fare di peggio, perché comunque essendo la sanzione quella, quindi io mi ricordo quando studiavo il diritto penale, iniziavo a studiarlo, si diceva è importante graduare le sanzioni proprio perché in questo modo non si è incentivati a tenere il comportamento peggiore. È importante secondo me a livello disciplinare e sportivo sapere che una risposta anche a comportamenti di lieve entità, ovviamente proporzionata a quel comportamento, c'è. E questo è un passo molto importante, ecco, da evidenziare. Per quanto riguarda invece poi l'ultimo tema, quello mi pare dell'avvocato Enrico, quello relativo al certificato antipedofilia, mi preme ancora evidenziare che non solo l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha previsto questa esclusione, ma addirittura lo stesso CONI ha esonerato sostanzialmente dall'obbligo di presentazione del certificato del casellario, che per inciso comunque indica solo le sentenze passate in giudicato, quindi carichi pendenti, le indagini in corso, tutto questo non risulta nel certificato del casellario giudiziario, quindi già sarebbe uno strumento più limitato, riduttivo comunque. Ma questo poi è un discorso molto più ampio, perché ovviamente poi se ci sono indagini in corso non è che le informazioni possono trapelare. Ma comunque lo stesso CONI ha previsto un esonero per praticamente quei soggetti che rientrano nell'esimente fiscale del testo unico delle imposte, per cui coloro che percepiscono un reddito da attività sportiva inferiore ai 10.000 euro, che è un collegamento che non ha molto senso, ma di fatto esclude la stragrande maggioranza degli allenatori italiani. Quindi già uno strumento che potrebbe dare un aiuto è sostanzialmente non applicato nel nostro ordinamento, e anzi ti ringrazio perché è stato ricordato. Spero di aver detto più o meno, dato più o meno risposta a tutte le domande. Ottimo, hai fatto un secondo round eccellente, grazie. E poi c'è tutto il problema dei volontari, perché alcune federazioni sportive lodevolmente hanno messo in atto quello che ha previsto il CONI, cioè al momento della riaffiliazione ogni anno a chiedere per i tesserati, per quelli che fanno, non so, nella scherma, gli allenatori, i tecnici degli armi, ma sono tesserati alla federazione, al momento della riaffiliazione devono presentare appunto i carichi pendenti.
e che sono a contatto con i minori, ma non vale per i volontari, perché la realtà delle nostre associazioni sportive è fatta di decine e decine di volontari, da chi guida il pulmino a chi fa pulizia o chi svolge altri servizi. Davvero, ma grazie. E infatti, se mi permetto un'ultima considerazione, bene, velocissima, tra l'altro un problema che non ho menzionato nell'abstract né nella mia relazione, non ho menzionato nella tesi, è quello comunque dell'allenatore di fatto, perché in molte realtà ci sono soggetti che in realtà non sono neanche allenatori in senso tecnico, ma sono figure carismatiche, sono persone che comunque iniziano magari ad allenare affiancandosi all'allenatore ufficiale e che comunque esercitano assolutamente la stessa intimidazione psicologica, lo stesso fascino nei confronti dell'atleta e addirittura non sono neanche riconosciuti come allenatori, quindi il passo da fare soprattutto nelle realtà più piccole è davvero enorme. È così, ringraziamo appunto la dottoressa Francesca Betti, anche Lucio Aricò ha voluto aggiungere quelle che sono le sanzioni, la pena pecuniaria che va a, deve essere pagata dal presidente della società e quindi ci sono delle disposizioni estremamente documentate anche per le sanzioni. Siamo alla conclusione, verso la conclusione di questo convegno del Panathon Club di Pavia e per tutta la famiglia dei Panathon Club italiani. Adesso chiediamo al nostro presidente, al presidente Giorgio Costa, anche lui dalla Liguria, come la nostra Francesca Petti. Allora, Giorgio Costa, il Distretto Italia, questo discorso della prevenzione, safeguarding code, molestie e abuse nello sport. Abbiamo voluto, come Commissione Cultura di Pavia, portare un tema forte. Non è la prima volta, tutti gli anni noi facciamo dei convegni, siamo stati tra i primi a fare il convegno sugli e-sports che debutteranno adesso tra qualche mese ai Giochi Olimpici di Tokyo. E quindi portiamo questi argomenti al tavolo di tutti i Panathon Club d'Italia. Giorgio Costa, dal tuo posto di servizio, di osservatorio del Distretto d'Italia, quale linee ci puoi indicare? Allora, intanto grazie dell'invito e grazie della parola. Il Club di Pavia è sempre in prima linea con convegni di cui argomenti sono importanti, scottanti e mettono sul piatto realtà a volte scomode. L'anno scorso c'è stato il transgender, adesso c'è questo sugli abusi, quindi credo che io vi ringrazio per questo. Sapevo, oggi ho imparato tante cose, sapevo del progetto SAVE che nasce nella Federazione Sportiva Nazionale e comprende anche, coinvolge anche il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Sapevo sul Corriere della Sera era stato pubblicato un vademecum per come difendersi dagli abusi, però io devo ringraziarvi, adesso approfitto della richiesta di Attilio Belloli e anche di Angelo Porcaro che è della Commissione Cultura vostra, che veramente fa un lavoro eccezionale, di procedere tranquillamente, anzi li ringrazio per fare un progetto che coinvolga tutti, è una cosa delicata, chiaramente sarete bravissimi nel portare avanti questo progetto e quindi per quanto mi riguarda benissimo. È un progetto importante, il Panathon parla di valori di comportamento, di tutti i tipi di comportamento, parla di rispetto delle persone verso se stesse e verso gli altri e quindi questo è un argomento molto importante che credo che sia nel DNA del Panathon, quindi se portate avanti questo progetto mi fate solo con la cortesia, la fate a tutti noi del Panathon e non solo a noi, lo fate allo sport italiano. Cioè lo sport è fondamentale per la formazione dei giovani e per il sociale, per cui io vi ringrazio per tutto quello che fate, vi posso solo dire che le denunce devono essere fatte e non si può permettere certamente a chiunque, a un dirigente, a un istruttore denunciato di poter cambiare casacca l'anno dopo e come se nulla fosse. Posso aggiungere solo quello, è chiaro che è un argomento delicato, c'è l'avvocato Belloli che studierà bene il diritto per sapere esattamente cosa si può fare. Per quanto mi riguarda, se portate pure tranquillamente avanti questo progetto perché fa parte del DNA del Panathon, ripeto, e vi ringrazio moltissimo per quello che state facendo.
Molto bene, grazie a Giorgio Costa. C'è il nostro presidente Pier Zappelli, presidente del Panton International, che da Losanna ha alzato la mano, la tecnologia ci ha consentito di vederlo, quindi comunque era previsto che al termine potessimo ascoltare ancora un suo saluto, un commento, e anche da te presidente chiediamo delle linee guida, delle priorità che ci puoi dare tra quest'area di ricerca così vasta. Quale impegno? Io parlavo di un quarto pilastro, dopo il fair play, dopo la lotta al doping, dopo lo sport per tutti, per i disabili, dopo questi tre pilastri che conosciamo tutti, forse potremo anche pensare a lavorare un po' per questa safeguarding policy, per questa prevenzione di questi episodi delle molestie e abusi nello sport. Grazie Presidente Zappelli. Sì, grazie caro amico. No, io come tutti quelli che hanno parlato prima di me, io ho imparato tante cose oggi. Ho veramente ascoltato con molto interesse tutti gli interventi. Volevo solo aggiungere una cosa e poi dare una proposta, fare una proposta. Aggiungere che non credo che ne avessimo parlato oggi, ma ci sono delle linee guide emesse dal CIO proprio, che sono insomma linee guide proposte dirette forse, ma non dirette ai club, dirette alle federazioni internazionali e ai comitati nazionali olimpici, tra cui il CONI. Quindi ci sono queste linee che potrebbero interessare ognuno, no? Se sono scritte, io le vedo in francese e in inglese, che sono le lingue del CIO, sul sito del CIO si trova su atleti. Ho tentato di scriverlo nella discussione, però non sono riuscito a spedirlo, perché volevo anche segnalare il sito, insomma, però posso dare io gli estremi, perché sì. Appunto anch'io ho partecipato come Federazione Internazionale Scherma sì. Insieme al tavolo del CIO a Losanna per rendere operative con protocolli il safeguarding policy all'interno delle federazioni. Perfetto, e posso condividere. Sì, perfetto. E poi volevo anche ho sentito Attilio Belloni sull'idea, insomma, di fare una specie di filo rosso, insomma, sul tema e forse elaborare una carta, una nuova carta del Panathon. Abbiamo un paio di carte, abbiamo la carta del fair play, la carta dei diritti dei giovani, carta in cui ci sono già alcuni indizi sulla protezione dei giovani, e la carta dei doveri del genitore. Però si potrebbe immaginare, ne parlerò in comitato, di un'eventuale carta da elaborare sul tema di cui abbiamo parlato oggi. Quindi per me è stato veramente interessante, una spinta verso un nuovo progetto che potrebbe adoperare il Panathon International, con l'aiuto di Giorgio Costa, che vedo che ascolta, perché lavoriamo sempre insieme. Ciao Giorgio. Veramente ho imparato tanto, è stato, secondo me, l'obiettivo di oggi è stato pienamente raggiunto. Complimenti, complimenti veramente, grazie. Grazie al Presidente Zappelli davvero per queste parole di incoraggiamento, e quindi contiamo di andare avanti sicuramente in rete ancora di più con Losanna, con il Distretto Italia, nella nostra area 2 della Lombardia. Care amiche, cari amici, carissimi panatleti, ci stiamo davvero avviando alla conclusione, le tre ore stanno per scoccare, pensavamo di limitare a massimo due ore, ma purtroppo o per fortuna siete stati così l'argomento ci ha così preso, per cui siamo ancora numerosi. Chiederei a Marisa Arpesella, che è la padrona di casa virtuale di questo Zoom meeting, la presidente del Panathon Club di Pavia, di chiudere e di suonare la campana, e quindi
ci salutiamo per un bel fine settimana tutti insieme. Grazie a Pier Zappelli, a Giorgio Costa, a Tiglio Belloli, a tutti voi. Un grazie veramente sentito, cioè vi abbiamo sentito molto vicini. Avevo preparato delle conclusioni che non dico, perché ormai è stato detto praticamente tutto. Diciamo che avendo dei presidenti supportivi, secondo me si può fare molto. Stavate parlando in fondo di, secondo me, di arricchire quello che può essere il codice etico sportivo, di tagliarlo meglio e, come viene chiesto anche da un punto di vista legislativo, no, di togliere quelle ambiguità che potrebbero rendere nulla il proposito. Poi, mentre parlavate, c'è stato qualcuno, forse adesso Chiavari, che ha sottolineato, attenzione, ovvio, è qualcosa che bisogna portare avanti, ma in maniera molto seria, perché il pericolo, no, poi, del limite tra il denunciare fatti reali, no, e invece innescare magari, no, delle malpractice, direi, ma delle risposte, no, che non sono delle risposte reali, ma solo perché, ecco, ha fatto l'esempio, no, del ragazzo che non viene fatto giocare, no, resta in panchina, eccetera, eccetera. Cioè bisogna prendere in considerazione tutto quanto, ma rendere effettivamente, cioè togliere quelle ambiguità che fanno in modo che noi non si possa affrontare, no, in maniera corretta il problema, perché ovviamente da parte nostra ci si aspetta qualcosa di corretto, eticamente corretto. Questo penso che sia importante dirlo, no? Io ringrazio, oltre, vabbè, il nostro club, Angelo e tutti i componenti della commissione, grazie al nostro presidente internazionale e al nostro regionale, che l'ho già detto più volte, è attivissimo. La nostra area è molto attiva, anzi lui sta cercando di creare una rete sempre più rete, come dire. No, scusatemi la frase. Quindi penso che riusciremo a fare buone cose. Dobbiamo farle seriamente e, come ho anticipato a lui, le competenze ci sono, l'entusiasmo c'è e quindi penso che potremmo farle e proporle, come abbiamo detto, a tutti gli altri, perché la rete è ampia e quindi abbiamo questa possibilità. Grazie anche ai ragazzi di Scienze Motorie che sono stati presenti, che per molti anni, no, dove ho insegnato per molti anni e li ho amati molto, e quindi un grazie anche a loro per aver partecipato e spero che noi si sia stati anche per loro di stimolo, di interesse. Grazie a tutti e grazie a Gianandrea che ci hai condotto quasi in maniera perfetta, sai che non ti dirò mai che sei perfetto e quindi grazie a tutti. Perfetto. Un saluto a tutti. Ciao. Era perfetto. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie alle nostre relatrici. Ciao Maria. Davvero, grazie ai relatori e relatrici. Formidabile. Formidabile, signora. Avete notato che erano quattro donne le relatrici, oltre alla presidente? Quattro donne, un uomo solo, relatore e il moderatore. Abbiamo notato che erano brave. Due uomini li abbiamo salvati. È uno squilibrio. Grazie. C'era uno squilibrio di genere, vero? Okay. Ciao. Grazie mille. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, tantissimo. Buon successo. Benzoli, come dici tu. Ciao Silvia, ti vedo in Cinemascope. Grazie Francesca. Niente, grazie a voi, siete stati bravissimi tutti. e il nostro Dario, dove l'abbiamo? Dario, c'è ancora?
E adesso ci stiamo chiudendo. Sì, sì, ci sono, ci sono. Ciao. Grazie. Grazie. Buon lavoro ancora. Ciao. Lascia la riunione. Ok. Ok. Francesca, un attimo ancora? O ci chiude del tutto? No, adesso riuniamo.